cinturone. Dieta, dieta sta andando bene. Non è facile perché a me mi piace mangiare, però sta andando bene. La sto seguendo al 90%, dai. Un po' rivisitato. Sì, perché io devo mangiare comunque, c'ho una fame della Madonna io, quindi... Bobo deve mangiare, Bobo Gol deve mangiare, sennò casca a terra. Però è una dieta figa. Eccolo qui, sei qui come matri. Dottor Bobo, innanzitutto come stiamo? Come andiamo? Stiamo bene, stiamo bene, signor Ventola Nicola De Beri. Hai fatto tutto quello che dovevi fare, il polpettone, tutto. Tutto. Ieri sera avevo bisogno di dormire cotto, stracotto, brasato. Ti abbiamo sentito dopo. Hai avuto la forza d'amico di avvisarci che tipo lo stiamo perdendo, defibrillatore. No, vero, credimi, avevo mal di testa, perché giustamente ti spiego, è un mese che dormo nell'altra camera, io giusto ando da solo, perché così almeno quando la cocò deve allattare, insomma, non mi sveglio anch'io, no? Allora dormo di là. E tre notti o quattro? Tre o quattro notti che sono tornato di là, dormo con la cocò e Isabel. E Isabel comunque dorme, però si muove, fa dei rumori, io mi sveglio, no? Sì. Allatta. E quindi alla fine ci addormentiamo alle 5, 5 e mezza. Mi sveglio alle 8, quindi dopo 3-4 sere, tutti i giorni a parlare con te, con il filosofo, qua, organizziamo qua, andiamo su, andiamo giù, e arrivo la sera che sono brasato. No, ma infatti. Quindi ieri sera proprio avevo mal di testa, ho preso una pasticca, mi sono messo nel letto, la testa non aveva ancora toccato il cuscino, che già dormivo. C'avevi bisogno di riposare. Oggi è la festa della liberazione, Bobo. Siamo stati liberati dai fascisti e dai nazisti 75 anni fa. E siccome abbiamo il mancio, se mi concedi 30 secondi, posso? Una cosa? Puoi dire quello che vuoi. Il programma è tuo. Ambrogio! Notti magiche inseguendo gol sotto il cielo di un'estate italiana e negli occhi poi voglia di vincere un'estate quanto dura in più. Oh, cioè così? Proprio così, la maga magia. Mi fai vedere il pupazzo che c'è lì dietro, che quando tu fai così lui spegne tutto? Si chiama Ambrogio, non si può far vedere. Però, siccome vogliamo... ha fatto i mondiali degli anni 90, siccome c'è lui, mi mette sempre soggezione. Poi ha giocato? Non ha mai giocato? Non ho mai giocato con lui, però no, ti racconto... lui, ma non tu. No. Lui nel 90 ha giocato qualche partita, l'ha fatta? Sì, l'ha fatta, entrava più che... però era nei convocati da vicini, nel Mondiale 90. Col mancio, tu lo sai che il mancio io l'ho avuto all'Inter, il mancio stravedeva per me, ma non lo so se è vero o no, poi magari... Nico, è quello che ti diceva. Infatti, secondo me... diceva, Nico, vieni qua, tu sei fortissimo, ok? Ci vediamo, capito? Poi a me mi diceva... a Bobo, ma questo chi è questo? Mi ha rovinato la carriera, perché mi ha lui. Fatto sì, il mancio mi ha fatto... allora, io ho fatto 7 anni di contratto con l'Inter, sapevo di tornare a casa quando andavo in prestito. Col mancio stravedeva, così diceva, mi ha fatto giocare in Champions League al posto di Adriano, non ha fatto entrare me, ha fatto entrare Cruz nel preliminare a Basilea. Quindi facendo così, poi tu, se devi andare via, non puoi più giocare in squadre che fanno Europa League e Champions League, sei rovinato. Il 28 agosto mi chiama il mancio con
il tuo amico direttore sportivo. Dico niente, scusa, non dico niente. Ecco, va bene. Va bene, dico il fatto. Mi chiama il Mancio e mi dice: Nico, lo sai che io stravedo per te, ma la società ha deciso di puntare. Ha scaricato sulla società, va buono, dai. Di puntare su Martins e Adriano, che sono più giovani di te e che hanno i bulloni delle ginocchia più avvitati che puoi. Giusto, giusto. Oh, il 28 agosto io ero disperato. Ho salutato tutti quel giorno, piangevo, perché l'Inter era a casa mia. E anche se andavo in prestito, sapevo di ritornare. Cavolo, ho pianto come non mai. Ho salutato tutti in tre giorni. Non sapevo, mi voleva il Monaco, però faceva la Champions League, mi volevano altre squadre, e sono andato al Crystal Palace. Però il Mancio, questo ricordo bello per le parole che mi ha detto, mi ha emozionato, mi ha fatto sentire importante. Non lo so se mi pigliavo per il culo o no, però mi ha fatto un bel discorso lì col direttore sportivo, e lì è finita la mia storia. E lì ti hanno venduto? O no, lì si sono comportati benissimo, perché mi hanno detto: allora, c'hai ancora un anno di contratto, ti lasciamo a parametro zero. E quindi io ho pensato: cavolo, non vado in Italia, vado in Inghilterra, può essere il mio campionato, e mi apro un mercato. Che però non hanno voluto un mercato euro del pesce. Bravo, sono andato al Crystal Palace, e lì sai che è partito Perrone, bulloni, tutto pim pam pam pim. E quindi poi dal Crystal Palace io sono andato in B e mi sono ricostruito una carriera con l'Atalanta, grazie al buon Ruggeri, buonanima, che mi ha ripreso lì. Però questa è la storia mia col Mancio. Poi il Mancio mi chiama, stavo senza squadra dopo il Torino a fine carriera, che poi sono andato a Novara, ho finito lì la carriera, e mi ha detto il Mancio: Nico, ma che ne pensi se vai al North County, che c'è Ericsson? Ti ricordi North County? Sì, Ericsson era andato lì. Al North County? Cavolo, stavo creando un progetto e tutto, mi ha chiamato lì il Mancio, abbiamo parlato un po', e poi alla fine ho deciso di io ero lì con la famiglia, stavo bene a Torino, Novara era vicina, e ho finito la carriera lì. Però sì, col Mancio ne abbiamo vissuti un po'. Lui poi, quando giocavo e non ci conoscevamo, veniva da me e mi diceva: tu sei il futuro della nazionale italiana. Guarda, non ridere, non ridere. Cocò, allora, Cocò, chiamo subito la polizia, di che devo andare a prendere Ventola lì a casa sua, mandami l'indirizzo. Ma lo sai dove sono? Sono con Ambrogio. Allora, siamo in 26.000, vogliamo vedere il pappagallo che è lì dietro, che accende e spegne la musica. No, 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 non si può. Lo facciamo vedere? Un attimo? Lo facciamo vedere? Tanto ormai l'abbiamo preso noi due. No, dai, lascia stare, non si può. È riservatezza, riservatezza. Privacy. Federico Manzo da Bergamo. Oh, saluto tutti i calciatori del Novara, miei ex compagni, che mi hanno chiamato, mi hanno mandato che posterò il tatuaggio che le abbiamo fatto al massaggiatore Lorenzo. Ma che signore? Che massaggiatore? No, 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 al massaggiatore Lorenzo. Allora, c'ha il... mamma mia, poi te la mando, poi la posterò, la devi ripostare. C'è il tatuaggio con le iniziali di MR, Marco Rigoni, Jimmy Fontana, Gemiti. Ma Jimmy Fontana chi è? Portiere? Il portiere, sì. Non il nostro, sempre quello del Torino. Ok. Però c'ha il tatuaggio a vita, oh. Però... cavolo, ma come si fa a fare a prendere una macchinetta di tatuaggi e a fargli il tatuaggio, poverino? Dai, quanto avrà sofferto. Oh, ma tu immagini, in 10 a tenerlo a fargli il tatuaggio. No, ma poi quello che lo faceva non avrà avuto la mano ma morbida. No, quello ma quello posterò, ragazzi, questa è storia vera. Cioè, avrà sfondato l'aperto. Con lo stemma del Novara, con non lo so, altre lettere che non c'entrano niente. Poverino, questa vita, c'ha famiglia, figli. Lorenzo, ti chiediamo scusa, però è la vita. Che dobbiamo fare? Bobo, tu stai bene, tutto a posto, sei carichissimo, ti ho visto a fare il DJ.
Milano, un po' di musica nuova ci vuole. Perché poi lo sai che quando alla prima occasione vicino Milano partiamo io e il buon Lele, garra ciarrua, ventola lalla, e ci siamo. Sì, 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 la prossima, allora vediamo quando si riprende, ma la prima serata che rifaccio vi voglio tutte e due lì. Vi mando, la macchina, vi mando la macchina a prendere. Lo sai che lo facciamo volentieri. Noi siamo una famiglia, eterni giovani, e ci fa bene all'anima. In questo momento abbiamo tanti messaggi. In questo momento difficile, un po' di sorriso lo dobbiamo dare. Perché se guardiamo sempre i telegiornali, sappiamo quello che dobbiamo fare già. Ci atteniamo alle regole e andiamo dritti come... C'è Mirko Graziani che scrive... Mirko Gazzetta, lo chiamo io, scrive... Graziani o Graziano? Graziani. Graziano! Graziano, vedi come sei? C'è Ambrogio. Il papagalli dietro. Come, mi conosci? Che schifo di uomo quello lì dietro. Mi ha scritto Mirko Gazzetta, Bobo, basta diete, che qua devi andare piano piano. La O, Graziano. Ma il mancio quando arriva? Quando arriva? Alle 10? Ora. Spettacolo. E tu col mancio hai giocato alla Lazio. E si è poi venuto all'Inter. Eh sì, come allenatore, ma tu ci hai proprio giocato. Sì, sì. Giocato. Ci puoi dire, raccontare. Forse era alla fine. Lui in tutta la sua carriera ha fatto degli assist a tutti, tranne che a me. Mi ha fatto un mezzo assist, che poi ho fatto gol. L'altro giorno gliel'ho scritto. Ho messo il gol, gli ho detto, hai fatto fare gol a tutti, a me una mezza palla morta, magari un anno. E alla fine carriera, l'ha cotto pure lui, ci sta. L'ha cotto stecchito, a centrocampo giocava. Ma dico, Maron... Ma non è quell'anno che ha fatto il gol di tacco a Parma, sì, no? Sì, sì, sì. E cacchio, uno che ti fa un gol del genere non era cotto. No, il tacco non era cotto. No, stiamo ancora bene. Eccolo qua. Ti chiamo dopo, grazie, dai. Mister. Ti chiamo dopo. Ti voglio bene, ciao. Vado. Forse va a dormire veramente. Speriamo di no, dai. Pronto. Grande Mister. Sei? Ma sei lì sopra? No, ho sentito quello che hai detto. Ho sentito quello che ha detto, ciao Nicola, eh. Mi diceva, mi ha detto, il mister mi ha detto, Nico, tu sei fortissimo, hai un futuro, gli dicevo io, ma tutti gli allenatori dicono così quando ti vogliono mandare via. Stiamo scherzando. Stai bene, mister? Bene, tu? Bene, ma, bene, bene. Ma sbaglio se sei dimagrito? Sì, da ieri che faccio la dieta. Solo che è dura perché io... Dani, se sei in ascolto, ha detto che fa la dieta da ieri. Da ieri? No, bene, ti devo dire, bene, dai, sto bene. Cioè, è dura perché a me piace pasticciare, però dai. Ma devi andare anche un po' a correre, se no come fai, scusa? Lo so, il problema è che infatti in questo mese e mezzo sono ingrassato. Anche io tapirulan, queste robe non ce l'ho in casa, quindi devo aspettare che usciamo. Vabbè, vai fuori, giri intorno a casa. Lo so, ma... complicato. Poi c'ho le due bimbe, mister, non vale, mister, qui una bolgia in casa, è dura. Oramai sei diventato serio, quindi devi comportarti a modo, eh? Eh sì, eh. Allora, mister, ti voglio parlare della nazionale un po'. Dimmi, dai. A parte la carriera, che tu eri il mio idolo, quindi ti ho visto tutti i tuoi gol, ti ho sempre seguito alla Samp con Vialli, lo scudetto che abbiamo vinto, io dico abbiamo perché anch'io ho tifato. Poi dopo ci siamo trovati alla Lazio, abbiamo giocato insieme, che era comunque un mio sogno, no? Abbiamo vinto la Coppa, quindi grande traguardo, no? Perché comunque la Lazio non aveva mai vinto la Coppa, grande emozione, abbiamo perso lo scudetto l'ultima giornata. Poi vabbè, dopo meritavamo di vincere anche lo scudetto quell'anno, perché comunque eravamo uno squadrone, dai. Abbiamo perso quelle due partite insieme. Lo so, però io, purtroppo... è andata così, però ci siamo divertiti, no? Sì, quello sì, quello sì, quello sempre. È una squadra fortissima. Poi dopo sono andato all'Inter e dopo qualche anno sei venuto lì e lì comunque hai cominciato il tuo percorso da allenatore, vincendo scudetti,
No, beh, avevo iniziato la Lazio, poi lì è chiaro, è stato, insomma, mi ha vinto il campionato, due campionati, tre campionati, cioè mi ha vinto la Coppa, quindi ha iniziato un po' a costruire la squadra che poi ha vinto, cioè praticamente ha vinto tutto per 7-8 anni, 9 anni, quindi sono stato un piacere. Poi, quando sei andato al City, può essere, cioè raccontami vincere il campionato in Inghilterra è difficile, no? Lo vinceva sempre lo United 9 volte su 10, no? Quindi il City, se andate al City, costruire una squadra per vincere non è facile, no? Raccontami quando hai vinto quel campionato lì all'ultimo minuto con gol di Agüero. No, intanto io sono arrivato al City, il City non vinceva il campionato da 50 anni. E stavano iniziando a investire con bravi giocatori, ma non aveva una grandissima squadra ancora, quindi, e poi insomma lì lo United dominava Manchester da sempre praticamente, e c'era all'Old Trafford, c'era tutte le volte che lo United giocava in casa un bandierone attaccato dai tifosi che ogni anno mettevano gli anni in cui il City non vinceva niente. Sì, e sì. Allora si è arrivati lì a Ieroni abbiamo detto così, e poi dopo un anno io sono andato, che era novembre, abbiamo rischiato di andare in Champions League, si è arrivati quinti con lo spareggio con la partita dell'ultima giornata col Tottenham, poi di lì in poi abbiamo iniziato, l'anno dopo siamo arrivati, mi sembra, secondi a pari punti o terzi, secondi o terzi, e abbiamo vinto la Coppa d'Inghilterra. E poi dopo abbiamo vinto il campionato, che è stato strepitoso, perché vincere il campionato inglese, la Premier League, è un campionato difficilissimo, durissimo, perché poi giochi la Premier, giochi l'FA Cup, giochi la Coppa di Lega, cioè ci sono tantissime mille partite senza sosta praticamente, perché non riposi assolutamente mai. Quando sei a Natale ci sono 4 partite in 10 giorni, quindi giochi quasi ogni 2 giorni. Quindi diventa durissimo. Abbiamo dominato il campionato e poi ci siamo trovati, siamo arrivati a un certo punto della stagione che siamo un po' calati, abbiamo fatto un paio di pareggi e una sconfitta, lo United ci è passato davanti, ci siamo trovati in un attimo da più 4 a meno 8. Mamma mia. Quindi siamo trovati a meno 8 a 7 giornate dalla fine, così, e sembrava finita, e invece di lì in poi abbiamo fatto una rimonta incredibile, avevamo lo scontro diretto da giocare, e loro hanno perso qualche punto che solitamente non perdono, però recuperare 8 punti allo United in 6 giornate, tantissimo, una cosa strepitosa. E poi l'ultima partita che fu veramente pazzesca, perché comunque ne parlavo oggi con Andrea Refante, cioè se tu la rivedi al 91esimo e 30 secondi, stavamo perdendo 2-1. Incredibile. Quindi cioè una partita che era stradominato purtroppo, però sono quelle partite che non riesce a far gol, e ci siamo trovati sotto 2-1 senza motivazione, però poi alla fine, insomma, Agüero è stato bravissimo a fare un gol su una scivolata di Mario, che gli ha dato una palla, ma era finita la partita, quindi. Però è un campionato che abbiamo meritato, insomma, l'avevamo dominato, non sarebbe stato giusto, quindi è stata un'esperienza bellissima, bellissima, perché il campionato inglese è veramente bello. È il più duro di tutti, vero? È durissimo. Perché comunque durissimo. Vanno tutti a 2000, vanno, è una roba assurda, incredibile. Beh, i giocatori si allenano tutti a 2000, anche gli allenamenti li fanno a 2000 all'ora. L'allenamento deve essere un po' più corto di quelli che facciamo noi, sai? Infatti loro all'inizio un po' di difficoltà quando mi iniziati a fare un po' di tatti, quindi l'allenamento durava un po' di più. Però gli allenamenti li fanno veramente al massimo, quindi loro arrivano alla partita che sono preparati a far questo. Poi non si fermano mai. No, ma la roba, quando vedi le partite, anche se vai a giocare a Crystal Palace, che può essere ultimo, o il Watford, rischi di prendere 3-4 gol, ti spaccano in due, è una roba incredibile. Tutte le partite, cioè tutto, ovunque tu vada, c'è il rischio che se non la prendi bene la partita rischi di perdere. Adesso ci sono 4-5 squadre che sono nettamente più forti, quindi, però
quando, insomma, quando c'eravamo noi, 2013-2012, così, il campionato era un po' più equilibrato perché c'era il Manchester United che era la squadra più forte. E poi dopo il Chelsea e poi il resto era, insomma, equilibrato. Quindi ogni partita era una guerra. Cioè, quindi sì. diventava veramente difficile, è veramente tosto il campionato. Però è bello per tutto quello che c'è. Sono d'accordo. Poi dopo alla fine sei arrivato alla nazionale italiana e penso, ma io, lo pensano tutti, che hai portato la nazionale italiana dove dovrebbe essere, perché per un bel po' di anni è stata una nazionale un po' disastrosa, no? Tu sei arrivato, secondo me sei stato non bravo, di più fenomenale, perché comunque hai rifatto innamorare gli italiani della nazionale, perché quando ogni anno io ti scrivo, io la nazionale non la guardavo più nemmeno io, perché comunque non mi piaceva e non mi divertivo. E tutti o quasi tutti comunque la pensavano come me. Ora in questo anno e mezzo che sei qua, quanto è? Due anni, quasi due anni. Mi sembra. Tutti quanti sono tornati a guardare la nazionale, ti ho scritto anche un po' di mesi fa, dopo tanto tempo ho visto giocare bene la nazionale a livello di qualità, di gioco, non di vincere la partita, perché quella tutti possono vincere una partita, proprio a giocare a calcio con i giocatori di qualità e giocare un bel calcio. E questo è solo merito tuo. Vabbè, questo ci fa piacere, era quello che volevamo fare, merito mio, ma merito dei giocatori che comunque hanno creduto, cioè, insomma, quello che era successo prima della Russia era stato un po' difficile da digerire, però purtroppo anche possono accadere queste cose, te lo sai meglio di me, ci sono delle volte che le cose vanno male, anche quando hai una squadra forte può capitare che tu perdi una partita decisiva, quindi... Però chiaramente per noi non andare al mondiale è stato veramente un momento difficile. Ecco, quindi sono stati bravi ragazzi che hanno creduto comunque di poter fare qualcosa di diverso, qualcosa di che magari non si era mai fatto prima, nonostante abbiamo avuto delle nazionali fortissime che hanno vinto mondiali, quindi insomma noi ancora non abbiamo fatto niente a questo livello, però il fatto di aver vinto tante partite, che comunque è vero, certe squadre erano più deboli, però vincerle con continuità e con come abbiamo fatto noi, credo sia stata una bella cosa e per questo insomma ci fa piacere. No, io ti dico una cosa, quante partite ha vinto? 14 di fila? 15? 14. No, abbiamo fatto mi sembra 11 o 12, ecco. 12 forse. Guarda, se non sei una nazionale forte, non le vinci. Perché io ho giocato una nazionale, tu lo sai come andare fuori casa. È dura vincere fuori casa, perché comunque tutti vanno a 2000, tutti giocano per il loro paese. È difficilissimo vincere 10, 12, 13 partite di fila giocando un bel calcio. Ma non si vede da nessuna parte. Forse la Germania 4-5 anni fa aveva fatto una... No, beh, la Spagna anche, insomma, la Spagna l'ha fatto, no? No, no, questo è vero, cioè per vincere comunque devi avere concentrazione, devi avere qualità di gioco, devi avere comunque, cioè, una buona mentalità, e quello che siamo riusciti a costruire nell'ultimo anno e mezzo, perché comunque sì, abbiamo provato a prendere i giocatori più bravi tecnicamente, quindi per però questa fare è una cosa tua, perché tu sei un allenatore che piace giocare a calcio, hai sempre giocato a calcio anche per le tue caratteristiche, quindi però non tutti vanno a prendere o vanno a convocare un Zaniolo che non ha ancora esordito in Serie A, perché non è una nazionale così che uno dice vabbè è bravo, lo convochiamo. Ma quando tu sei nella nazionale italiana, tu sai cosa vuol dire la nazionale italiana, tu devi andare a vincere i mondiali. Convocare un giocatore che non aveva nemmeno esordito in Serie A non lo fa quasi nessuno, e ha preso delle critiche e ora sono saltati tutti sul pullman a dire è fortissimo, aveva ragione. Ci vuole comunque personalità, che tu hai coraggio, perché no. Ma sì, ma Zaniolo l'avevamo visto, l'avevamo seguito, è chiaro che a quel tempo era giovane, perché noi l'avevamo seguito durante l'Europeo Under 19 e lui ci aveva giocato veramente bene, si vedeva che aveva qualità. Poi se andate a vedere un po' la sua scheda, cioè non aveva giocato da nessuna parte, perché non aveva giocato in Serie B, in Serie C aveva fatto quindi. Però, insomma, c'erano lì nell'Under 19, c'era lui, c'era Tonali, c'erano diversi giocatori, Ken,
c'erano 4-5 bravi, e quindi poi l'abbiamo chiamata perché abbiamo detto: beh, proviamo, vediamolo com'è, perché un conto se è vederlo magari poi lo vedi in allenamento è totalmente diverso. Invece quando è venuto da noi, nonostante fosse giovanissimo, non avesse giocato neanche una partita di Serie A, comunque si vedeva che aveva personalità, aveva forza per l'età che aveva, insomma, quindi aveva solo bisogno di poter giocare. Poi la Roma gli ha dato la possibilità di giocare, quindi sono stati bravi. Sì, però, ok, no, sono d'accordo con te, però non è stato facile. Comunque, tu hai delle tue idee, ti piace giocatori di qualità, ti piace il bel calcio, quindi anche in questo anno e mezzo comunque hai messo in testa tutti i giocatori che l'Italia deve dominare il gioco, non deve giocare in contropiede o palla lunga e pedalare. Cioè, tu vuoi avere il possesso di palla e vuoi dominare. Questo non si è visto, non si vede da tantissimi anni, quindi questo è sei tu. Sono... No, ma questo però, insomma, anche loro lo fanno, lo hanno fatto, sì. hanno cercato di farlo dall'inizio, anche quando le prime partite avevano un po' di difficoltà, poi piano piano hanno iniziato a crederci e poi le cose sono venute bene, quindi cioè, fare questo è ancora più bello, ecco, quindi, però, insomma, adesso dobbiamo cercare di vincere quando potremo giocare. No, forse anche, cioè, alla fine, giocando l'Europeo prossimo anno, Zaniolo lo recuperi. Sì, come no, prossimo anno, quindi... Zaniolo, credo che Zaniolo, tipo, fra 2 o 3 mesi sarà pronto, quindi per settembre sarà pronto, agosto-settembre sarà pronto, credo, quindi recupereremo, ecco. Speriamo solo di poter arrivare agli europei con tutti i giocatori che stiano, insomma, che possano star bene, ecco, questo, per questo è fondamentale. Sì, no, sono d'accordo. A livello sulla carta, chi è più forte dell'Italia? Tu sai come la penso io. Io ti dico sempre una squadra. Beh, la Francia comunque viene da che è campione del mondo, ha fatto la finale del campionato d'Europa. È una squadra giovane che comunque migliorerà ancora, ecco. Poi ci sono, secondo me, l'Olanda che sta ricostruendo, la Germania sta ricostruendo, la Spagna anche. Sono tutte squadre che... Il Belgio. Sono tutte squadre che Spagna, Olanda, Germania sicuramente miglioreranno molto come noi. Quindi io credo che sarà un bel europeo. Secondo me all'europeo arriveremo con 5-6 squadre veramente forti, 5-6 nazionali veramente forti. E sì, quindi, sì. Insomma, poi insomma, ce la giocheremo, però siamo fiduciosi e quindi questo è importante. È importante che insomma ci arriviamo bene nel prossimo anno. Poi ce la giocheremo anche a livello tecnico, che tu sai che è difficile giocare a volte con le grandi squadre, no? Invece, no, ce la giocheremo a livello tecnico, assolutamente. Quella è la cosa più importante. Poi puoi vincere o perdere, ma poi giochi a subire, giochi proprio disaperto. No, è questo. Poi sai che puoi perdere perché arrivi a un quarto, un ottavo, una semifinale, una partita, prendi il momento sbagliato e puoi andare fuori. Però andiamo a giocarci e penso che abbiamo... Penso che la Francia sia in questo momento più forte di noi. Sì, sì. Però noi ci giocammo prima del Mondiale, perdemmo 3-1 a Nizza, ma giocammo, era la mia terza partita, no, la mia seconda partita, e giocammo veramente bene, una partita poteva finire anche 3-3, 4-4, sì, sì. Perdemmo 3-1. E quindi noi eravamo proprio all'inizio e loro erano veramente forti, ecco. Quindi secondo me... Insomma, prossimo anno ce la possiamo giocare tranquillamente. Eh? Poi giochiamo le prime tre partite in casa subito, quindi è importantissimo. Sì, 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 sì. Le prime tre le giocheremo a Roma e quindi speriamo che, insomma, ci sia... Vabbè, c'è tutta l'Italia dietro questa squadra. Tu mi hai promesso 3 biglietti ogni partita in casa a Roma? Basta che vai in tasca e tiri fuori. Comunque, secondo te l'attacco com'è? Perché comunque abbiamo Immobile, perché dicevano che negli ultimi anni non avevamo degli attaccanti, comunque... No, ma io devo dire che la nostra, cioè, almeno fino ad oggi, la nostra squadra ha giocato bene, al gol arrivano quasi tutti, quindi questo è importante. Noi è chiaro che abbiamo Ciro e Gallo, e poi dovremo cercare di trovare qualcuno dietro di loro, magari più giovane, o qualcuno che magari farà un grande campionato... Il prossimo, sai, okay. Succede sempre che magari nel campionato precedente all'Europeo, al Mondiale, esce un giocatore che magari nessuno si aspetta.
Sì. Però io, noi al momento con Ciro, con Belotti e con qualche altro ragazzo dietro siamo a posto, insomma. Poi speriamo che arrivi qualche giovane che possa essere pronto per il mondiale, ecco questo. Sì. Va bene, mister. Allora, niente, grazie per questa chiacchierata. Prego, Paolo. So che devi andare a letto. So che mi hai detto... Io vado a letto, se 10:30 dormo, perché così il tempo passa più in fretta, perché non ce la faccio più a stare in casa. Quindi va spero che ci liberino al più presto. So che hai portato Vialli con te come team manager. No, l'ha fatto il presidente questo. Ah, okay. Era stata un'idea del presidente, a me me ne parlò a suo tempo, quindi mi ha fatto molto piacere. Che bella scelta. Ecco, quindi ci fa piacere che stia anche bene, quindi siamo felici. Yes, fondamentale. Va bene, mister. Va bene, grazie. salutami Pucci. Quando, ti saluto tutti. Va bene, mister. Saluto tutti i ragazzi. Giacomino, okay. Innamorato di te. Salutalo. Va bene, mister. Ciao, Bobo. Abbraccio. Un abbraccio. Anche ciao. Il mitico. Va bene, mister. Saluto tutti i ragazzi. Giacomino, okay. Innamorato di te. Giacomo. Salutalo. Va bene, mister. Ciao. Che sfiga, ragazzi. Che sfiga. Che sfiga, ragazzi. Ragazzi, che sfiga, ragazzi. Si è bloccato il telefono. E... che schifo. E non ho potuto mettere l'intervista, la diretta qui, nelle mie stories, no? Quindi ho perso tutto. Ma dai, ragazzi, ma che roba, dai. Si è bloccato il telefono. Ma va... Ma che siamo pazzi, dai. Proprio ora si deve bloccare tutto. Che schifo, ragazzi, questa non c'è la linea, sti telefoni. No, è saltato tutto, Silvio, è saltato. È saltato, niente, si era bloccato. Vedevo la faccia mia, la faccia del mancio. E niente, è rimasto così per, non so, 30 secondi e niente. Poi dopo, brum, è andato via. Ho riacceso, non c'è più niente. Quindi mi dispiace. Non ho potuto salvare, cioè non ho potuto mettere questa diretta nelle mie stories, quindi purtroppo è così, zio porco, maiale, schifoso, ladro, cane, marcio. Eravate bloccati, in autostrada, Fox erano bloccati, in autostrada erano bloccati. Ma sì, ma c'è il telefono che bolle, dai, ma che telefoni sono? Ci vendono i telefoni, 1600 euro, 1500 euro, non vanno nemmeno. Hai vergogna si telefoni. Ah sì, ma una bella intervista, una bella chiacchierata. E no, aspetta. Bellissima la domanda dell'emozione. Cavolo, col Manchester City stavano vendendo... Stavano vincendo il campionato all'ultimo. Mi hai scritto te di farla. Bravo. Perché io sono l'autore. Io penso a tutto. Oh, però posso dire che io tutta la mia carriera, tutti mi apprezzano il mio ciuffo, no? Ma io il ciuffo ero ispirato a Mancini, perché c'ho il mister Mancini. Il suo ciuffo è la mia ispirazione. Che peccato. Ho perso tutta la... La chiacchierata. Che peccato. Questi telefoni, allora, ci dicono comprate wifi, internet, non funziona mai, e noi paghiamo. Sarebbe da portarli tutti in tribunale. I telefonini, 1700 euro, 2002, 1400, 1100, ma non mai, si bloccano i minuti. Questo è bollente. Ora ci metto due uova sopra e faccio una frittata. Ma che è?
Poi devo capire anche il Mancio, perché è sempre abbronzato così. Io lo voglio sapere perché, era la mia domanda. No, c'è la macchina in casa. C'è la lampada in casa, come all'Inter. Sì, Poi ti racconto il fatto della pinetina della lampada. Mi ricordo. Te lo racconto dopo Cassano questo. Però il Mancio, io l'ammiro. Vabbè, come allenatore, come... incredibile quello che sta facendo. Quello che sta facendo la nazionale italiana non l'ha mai fatto nessuno, dai. No. Però il ciuffo e l'abbronzatura, io ero il mio idolo. Lo voglio sempre con me. Questo. Mi sono ispirato a questo. Poi quando mi ha detto Ken è un giocatore fantastico, però mi ricorda anche Ken il guerriero. Ken, sei tu, fantastico guerriero. Lo vedevi il cartone animato di Ken il guerriero? No, io cartone animato solo film. Mi ha scritto Fogna, ricordati di iscrivermi. Domani ci sentiamo, Fogna. Che è successo? Che dovete fare con Fogna? No, è roba nostra... Oh, io sono l'autore, devo sapere tutto. Che è la Confogna? Che stai facendo? No, questo è un privacy. Ah, bon digi 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 bon digi bon. Bon digi 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 bon digi bon. Poi chi abbiamo? Ora abbiamo Antonio. Allora, oggi ero con Radio DJ che parlavano di Cassano che ha detto che vuole forse ritornare a giocare solo per l'Entella. Cosa sta succedendo ad Antonio? Voglio saperlo questa roba, gliela devo fare questa domanda. Non lo so. Antonio può giocare pure a 106 kg come te, però può giocare lo stesso. Cioè, quanto ci dobbiamo preparare. Chi? Carolina, noi siamo qua. Quando siete pronti... Se siete pronti, mi scrive Fox che c'è Taribo in linea. Taribo, no, ma ha scritto Fogna. Quella roba là non mi ricordo, quindi ci sentiamo domani, la dico nei prossimi giorni con Nicola. Dobbiamo parlarne bene, ok? Perfetto, Fogna, io devo sapere tutto, che voi siete terroni come me, perché tu andando a sposare una brindisina sei diventata come noi. Però c'è Taribo in linea, ma tu con Taribo hai parlato, no? Ma mi sono scritto, ma non c'è in linea. Ma scusa, questo West underscore Taribo 6 è lui o non è lui quando c'è il gallo? Secondo me no. Non c'è? Il gallo. Because today is important day for our nation. Mamma mia. Ma c'è Cassano in linea già. Te l'ha detto la Carolina, tra un minuto, ora si stanno preparando, stanno truccando Cassano. Poi al buon Antonio gli devi dire che il marmo non è di Caracalla, è un marmo di Carrara, mi hanno massacrato in Puglia. Sì. Perché ha detto, Carolina è come al marmo di Caracalla, però è un marmo di Carrara. Guarda Cocò che ride. Cocò, 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 cocò. Cocò, mi hanno detto che ti sei arrabbiata ieri che parlavamo dell'Atletico Madrid, del passato, ma quel che è passato è passato. Ormai non c'è più il passato, è andato. È andato. Taran, taran, taran. Appena tu hai Nico, due parole, Nico. Quando ogni tanto uscivamo qua a Milano, andavamo a domenica sera, entravamo nel localino a bere una roba, mi ricordi te col sigaro, così eri. No, non è vero. Bon digi 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 bon digi bon. Non è vero. Bon digi digi digi. Allora, faccio Antonio, che è pronto, e poi ci sentiamo tra una mezz'oretta, 20 minuti. Salutami Antonio, forza pace. Grande. Ciao amico mio. Ciao. Ma sì, andavamo a bere qualcosina la sera, dopo qualche partita, niente di che. Tic 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 bon. Tic 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 bon. Tic 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 bon. Ciao! Eccolo qua, amico mio. Come siamo messi? Benissimo, te? Bene, le bimbe? Bimbe stanno dormendo, la Costanza sta allattando in questo momento. Ah, non stanno dormendo le bimbe? Ah, Isabel mangia e dorme, la Stella sta dormendo. Bene. I tuoi bambini? Tutti e due svegli che vedono Coco. No. Bobo, non si fa a scuola, vanno per le lunghe, vanno. Carolina, fega me, che carica? Ciao, Bobo. Grande, Carolina. Ciao, Coco. Ti saluto. Allora, stasera... Senti, come siamo messi?
stasera parliamo di calcio. Ho tante domande da farti. Ah, no. Ho scritto tutto perché oggi mi hanno scritto i ragazzi, mi scrivono su Instagram, parlate di questo, parliamo di quell'altro. Allora, tu sei un grande imprenditore, voglio parlare di un po' di giocatori, ok? Ma il problema sai cos'è? Che anche te capisci di calcio e conosci tanti giocatori, perché la gente pensa che te cazzeggiamo e basta. Ma non dirlo, lasciamoli pensare. Ah, ok, vabbè, dai. Che ce ne fai? Un vaffanculatore, che ce ne carica! Fuori? Allora, addio, dimmi... un paio di domande da farti. Ok, dimmi di... Sono famosi, sono i più forti della loro età, sono già nelle squadre importanti. Sì. Sancho del Borussia Dortmund. È il giocatore che in prospettiva con Mbappé può essere uno dei due giocatori più forti al mondo, in assoluto. È un 2000... È una roba imbarazzante, fortissimo. Poi può giocare nel 4-3-3 a destra o a sinistra, un 4-2-3-1 a destra o a sinistra, dietro la punta. Ha una qualità clamorosa e una personalità incredibile. Mi piace tantissimo. Io l'ho visto con l'Inter. Tanta roba. Poi ora che so chi è, lo seguo nel campionato tedesco, è devastante. Boba un 2000. 2000, 20 anni. È un 2000, 20 anni, è una roba fuori dal mondo. Però dicono che tu calcola che 2 anni fa Pep l'ha mandato via dal City, e non capisco perché. Questo non me lo sono mai chiesto. Bisognerebbe chiederglielo. Perché strano. Lui voleva giocare tanto e Pep non gli dava il posto assicurato. C'è anche Sterling da quella parte lì, quindi... Sì. Bobo, però come potenziale, questo per nei prossimi 15 anni può essere una roba fantascientifica, perché dicono che c'è il Chelsea, ci sia anche il Barcellona. E ora tutti vanno, ora esatto, tutti, adesso è più facile, chiaro. Però sai cos'è? Ci sta che a volte a 18 anni non sono pronti, sì, e hanno bisogno di giocare, no? Con continuità. Poi dopo vengono fuori questi qua, questi giocatori qua. Sì, quindi, vero. Tra un anno o due, tra due, comunque il Borussia, dicevo io settimana scorsa, secondo me in Europa è la miglior squadra per i giovani di grande talento. Vero. Perché se vai a vedere anche, è andata a prendere in prestito dal Real Madrid Hakimi, il terzino. T'ho anticipato, eh? Hakimi, quindi, tanta roba. Quindi dirò, parleremo di 3 giocatori stasera e sono tutti e 3 nella stessa squadra. Chi è? Poi, Hakimi. Ora Hakimi. Hakimi. È del 98. Chi? È del 98 Hakimi, quindi c'ha 22 anni. Però del Real Madrid, come fai a toglierlo al Real Madrid? No, dico, terzino destro, non giocava, è andato lì, ma al 2000 va. Ma al 2000, anche lui ha grande passo, grande qualità, lui può giocare sia con una difesa a 4 che a 5 a far tutta la fascia. Anto, un giocatore veramente di grande potenziale, tanta roba. Lui può giocare a calcio, stop. E Bobo, il problema è che al Real Madrid Zizou ha vinto con 3 anni di seguito con Carvajal terzino. Vabbè, ma... Perché avendo sì, ma sono d'accordo con te, avendo Marcelo di là che spinge di più, devi avere, tra virgolette, uno un po' più difensivo che può essere Carvajal. Se tu metti Hakimi e Marcelo sui lati, a difendere fanno più fatica. Ma è una roba... Ha vinto lui l'anno scorso, lui e Alexander Arnold, il miglior terzini destri. Arnold è ancora più forte. Allora, ma Hakimi, lui è del Borussia o è metà e metà con Real? No, è prestito secco. Prestito e basta? Prestito secco, sì. Quindi il Real c'ha in casa uno dei più forti terzini del futuro. Bravissimo. Infatti però, da quello che leggo, che loro potrebbero darlo lì al Dortmund per prendere Haaland, il centravanti. Ecco, dopo arriviamo a Haaland. Vedi come tantissimo, eh? Quindi Hakimi è, poi c'è, parliamo di Haaland, del 2000, è andato 3 mesi fa. Ma Haaland, io già 2 anni fa, quando iniziavo a fare l'esordio al Salisburgo, ne parlavo con Piero Ausilio, e Piero mi anticipava lui a me, che l'aveva già adocchiato. A me mi ricorda, partendo dal presupposto, che Ibra è un destro, lui è un mancino, è un simile a Ibra. Anzi, sì, ti dico di più, adesso pensandoci bene, sto parlando con te che sei un demente, è un fac simile a te. Bravo.
Beh, bravo, lo devi dire te. È più magro, è più magro perché comunque a 20 anni eravamo tutti più magri. Anche, però... te a 20 anni eri così. È un fax simile a te. È uno che fa gol sempre, sa tenere alta la squadra, sa proteggere la palla, gioca sa fare gol, gioca a destra e a sinistra, fa gol di testa, è un animale, non ha paura di niente, nessuno. È un fax simile di come giocare, mi piace tanto. E ti dico, ho letto un'intervista di Raiola, sì, che ha detto, e lì ho detto ragazzo intelligente, perché lo volevano delle 3-4 grandissime squadre, no? Però se lui va lì già ora... rischia di non giocare, sì, è vero. Non giochi, perché a 20 anni non ti fanno difficilmente giochi, o sei un superstar, ma se no non giochi. Ha detto, il ragazzo è voluto andare lui al Borussia, perché sa che lì può giocare con tranquillità, migliorare, vero, la pressione che ha nelle altre squadre. E lui è stata una scelta azzeccata, perché come ti dicevo, è la squadra migliore in tutta Europa per questi giocatori di, non normali, di una qualità superiore a tutti gli altri. Sono d'accordo, sono d'accordo. Però Bobo è anche per esempio bravissimo Mino Raiola, che Mino, a parte che va a scovare tutti i giocatori talentuosi dai 20 anni, 18 anni, fortissimi, Mino è fenomenale sotto questo punto di vista, è stato bravo anche lui a consigliarlo di andare al Dortmund, perché è uno sgamato, furbo, è numero uno come procuratore, ha detto di andare al Dortmund, fai una barcata di gol, e poi arriveranno le squadre che prima ti cercavano, la stessa identica, Bobo, stiamo parlando di un 2000, anche lui un 2000. 2000 è uno che è l'unico più forte di quell'età là, che è un 99, solo Mbappé. E basta, che Mbappé ha ancora un altro livello, è già pronto, è un altro livello. Però di 2000 come lui ce ne sono pochi. Sancho, lui, poi le vedo pochi. Sancho, però pensa, Hakimi, Sancho e Alan, tutte e tre nella stessa squadra. Tutte e tre nella stessa squadra. Bobo, a me c'è lì dentro un altro giocatore che a me piace da impazzire. Non ho capito perché, è sempre voluto rimanere lì a Dortmund. Marco Reus, fortissimo. È vero che ha grandi infortuni, però è sempre uno che vuol rimanere, sempre lì vuol rimanere. Vedi che sta bene là. È vero. Sta bene. Comunque Alan starà lì 2 anni, poi lo venderanno... Non lo so se 2 anni, Bobo. Anche perché tu lo devi calcolare che l'anno prossimo c'è una delle due squadre con grano più di tutti al mondo che c'è un centravanti. Uno è Paris Saint-Germain, che va via Cavani, e Icardi non si sa se lo riscattano e manca il centravanti. E l'altro è Manchester United, che c'hanno Rashford, che può fare il centravanti, sì, però non è un centravanti. Sì, ma io non direi, United è una banda, non si può andare a United, dai. Lo so, però stiamo parlando del Manchester United. E anche il Bayern potrebbe tra un anno o due, perché comunque Lewandowski, quanti anni ha Lewandowski? 33, Bobo. Cioè, può fare un anno o due ancora, no? Lo so, però se tu vai a prendere un giocatore di 100-150 milioni di euro e lo metti dietro, e che fai? In 2 anni fai tutti i partiti. Lewandowski fa 30 con la stagione, in questo momento qua è ancora giovane. Sì, sì. O Manchester United, oppure il Paris Saint-Germain, una delle due squadre. Io non andrei allo United, non lo so perché. Bobo, il Manchester United prima o poi prenderà un allenatore top, perché hanno talmente tanti soldi che lo United, stiamo parlando una delle 5 squadre del mondo. E tu dici Barcellona, centravanti Barcellona, no? Bobo, ok. Partendo dal presupposto che Suarez per me è più forte di tutti. Cattiveria, però c'è un problema al ginocchio, va bene. Ho letto che forse volevano... Ok, ipotizziamo che Suarez può avere qualche problema. Nei prossimi anni Messi deve fare centravanti. Sì. È Bobo, per forza. A destra non può più giocare, non c'ha più 20 anni. Sì. Partendo dal presupposto che può giocare da dove gli pare piace. Però deve fare lui centravanti. Io sai cosa farei? Messi centravanti, vado a prendere Neymar a sinistra e Sancho a destra. A posto. E do via Dembélé. Tutti via, Griezmann, tutti via. Questa tutti gente via. Qua, Griezmann e Dembélé in due, se tu vai, ci fai caso, hanno speso 250 milioni di euro. Capisci o no? Sono d'accordo. Senti, Nacho, voglio farti una domanda. Aspetta, c'ho ancora qua. Ah, vai, che sono carico. Allora, ti piace di più Alex Arnold a te? Ti piace più di Hakimi? Sì, molto di più.
Non 98 lui, 22 anni. Dopo vanno a 6.000, vanno a 6.000. E quelli che hanno fatto più assi tutti l'anno scorso. Allora, a me mi ricorda... Grande Cammel me l'ha detto, eh? Lele Adan l'ha detto. Lele, oh, Lele. Le informazioni da Lele io stasera. Ah, tu sono fila mignota, sì. Vai anche da Lele. Allora, tu calcola che Alexander Arnold è un, ha c'ha un qualcosa di Dani Alves, di 7-8 anni fa. Quello che mi ha detto Cammellone. Mezzo centrocampista. Grande qualità di palleggio, gran piede, c'ha una corsa impressionante, c'ha personalità... È una roba imbarazzante, un'ala destra, gioca sempre di là, vabbè, non fa fatica, può fare 100 partite l'anno, 22 anni. E il vecchio, questo è del Real Madrid, anche lui è un 2000, Vinicius Junior. Però è non mi dà di niente. No? Niente. Lo vedo giocare, a 20 anni... Se tu però vai a vedere 20 anni e vai a fare il paragone con Mbappé e Sancho, vedi che sono molto distanti. È uno sì che dribbla, però gol pochissimi, assist pochissimi. Però c'è 20 anni, 19 anni, 20 anni. Gli altri due anche hanno 19, 20 anni, però fanno 10, 15, 3, 20, 30 con la stagione. Però dicevo che, sai che a volte uno è più pronto, uno meno pronto, poi tu lo sai. Anto, giocare nel Real Madrid è diverso che giocare nella tua squadra. Real Madrid. Vero. Sono d'accordo, Bobo. Però ti faccio capire, Bobo. Allora, se tu devi prendere, ti faccio una domanda. Tra Ansu Fati del Barcellona e Vinicius, chi prendi? Vinicius, ti piace di più? Ansu Fati c'ha 16 anni, Bobo. 16. No, ho capito, ma lui ancora deve ancora... Non si sa se tra due anni è ancora però questo livello tra tre. Se tu però oggi vai a vedere Ansu Fati, quando gioca ha personalità e una qualità incredibile. Sì, Vinicius gli manca sempre un per fare 31. Sì, ma sì, è un bambino, lì. Lo so, no, sono d'accordo, ma è ancora un bambino. Però Vinicius, sì. A me però uno non mi dà di niente. Non... A me uno che al Bernabeu prende palle, punta tutti e va dentro, dribbla, torna, poi fa degli errori normali, però... Lo so, però Bob, una cosa è dribblare su se stesso, una cosa è dribblare e andare verso la porta. Perché a me piace, quando io continuo a fissarmi sempre Messi quando dribbla, non dribbla fa le sceneggiate, Messi dribbla, faccio un esempio, oppure Sancho quando dribbla, o Mbappé o Neymar, vanno verso la porta, dribblare su se stesso è un brasiliano, bisogna sistemare un po'. Lo so, con calma. Fammi altre domande, roba seria. Non lo so, cosa c'ho anche? Non lo so, mi ha detto che mi vuole fare qualche domanda. No, João Félix, so già la tua risposta. 120 milioni di euro dal Benfica all'Atletico. Allora, potenzialmente è forte, perché è forte. Però, Bobo, io non posso immaginare che João Félix ha fatto soltanto una stagione buona in un quinto, sesto campionato come è il Benfica in Portogallo. Secondo me, avendo alle spalle un procuratore, tanta roba, Jorge Mendes, tante cose, tante situazioni vengono enfatizzate, ha potenzialità. Quest'anno all'Atletico Madrid, è vero che ha avuto qualche infortunio, però non lo so, sicuramente forte, però c'è qualcosa che non lo so, non mi quadra. Domanda, che ruolo ha? Dietro una punta? Non lo so. A te piace? Ma io quando lo vedo giocare non mi dispiace, però dico sempre un'altra cosa, è un giovane con una grande prospettiva, quindi sì. Se lo vogliono le grandi squadre lo devono pagare, perché prendono forse probabilmente come Haaland, come questo giocatore, il giocatore del futuro, no? A 20 anni, e quanti ne ha? 18, 19? Sì. Uno dice, col Benfica ha fatto vedere delle buone cose per il futuro, e tu sai però, che Bobo, i prezzi lo sai come sono ora. La domanda che io ti faccio... Lo prende non una top squadra europea, Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid, eccetera, eccetera. Però nelle prime otto è l'Atletico Madrid. Lo prende l'Atletico Madrid, dove non ci sono campionissimi, con un allenatore che secondo me non so se si addice alle sue caratteristiche. Perché João Félix è uno che devi lasciarlo a briglia sciolta, far la giocata e lasciarlo libero per il campo.
Simeone è uno che vuole tutti dietro la linea della palla, difendere tanto, correre tanto e lottare tanto. Non lo so se gli va genio questo giocatore per lui. Questo è l'unico dubbio che ho. Vabbè, vedremo nel futuro. Senti, vediamo un attimo, invece voglio farti un po' io di domande. Oggi ci ho pensato. Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelle più forti che tu hai giocato. Che ho giocato con? Con i giocatori più forti, gli 11. Ma ce ne sono tanti. Il portiere... Mi piace grigio, o bianco o nero, devi dirlo. I coglioni ci vogliono qua. Vai, allora, fammi il modulo prima e poi mi dici la squadra. Il modulo... Non lo so, vediamo. Farlo. Intanto dico Buffon. Che... grazie, bravo. Grazie, cazzo. Ce l'abbiamo in comune tutti e due, vabbè. Poi a destra? Tu dici anche di straniero o solo italiani? Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato. Qui mi fai litigare con tutti, eh? Sto qua a pettinare le bambole. Stasera, domani mattina, mi arrivano tutti i messaggi. Ma io sono il tuo amico, ti voglio bene, ma tu sei... Sì, ti voglio bene o ti voglio bene. Io allora, ti voglio bene lo stesso, però sei una pippa. Diciamo così, io Baggio e Ronaldo davanti. Cioè, Ronaldo e Baggio, no? Ok, a 3 punti, dai. Poi, Baggio dietro te, Ronaldo. In difesa, a destra? Penso... Cafu. Cioè, hai giocato con Cafu? Ah, il Milan. Anche quello lo dicevo io. Vabbè, andiamo, poi te lo dico io. A sinistra? È una roba fuori di testa, Cafu. Ma me lo dice a me. Ma roba a sinistra? Occhio a non sbagliare. Stiamo parlando del difensore più forte della storia. No, Maldini non lo metto a sinistra. Ah, lo vuoi mettere centrale? Eh sì, eh. Vabbè, l'importante è che ti muovi, se no a mezzanotte siamo ancora qua. Penso lui e... Ti ho messo in difficoltà stasera. No, perché dopo... Non posso, io sono tutti forti, Anton. No, me ne frega, dai, allora se ti azzeraggio, non intervengo più, allora, mi devi dire gli 11. Vabbè, Nesta. Nesta e Maldini centrale, sinistra? Sinistra, chi cazzo c'è a sinistra? Penso, probabilmente, Serginho. Ok, poi, mezzo al campo? Vai. Vabbè, uno ti aiuto, Pirlo, dai. Pirlo, Veron. Sì. Oh, è un altro devi scegliere, perché gli altri tre avanti ci state. Ecco, uno è stato espulso. No, devi dirlo. Figa, ma ci sono migliaia, Anto, ma poi c'è anche Totti davanti, no? Ma qui no, ma qui non si può, qui si litiga. Allora, qua. Sei un pagliaccio. Faccio così, Gigi. Sono un pagliaccio, non vuoi niente. No, poi... Tanto ormai l'hai detto. No, l'hai detto. No. Cioè, allora, in porta Gigi, Cafu a destra, Serginho a sinistra, Nesta, Maldini centrali. Allora... Ma vaffanculo, ce lo dico io. Ma lì ci fermiamo. No, basta. Tu! Fermiamoci lì, basta. Non voglio sentire. Dimmi il tuo. Allora, tu hai detto Gigi porta, Cafu e Serginho sui lati, hai detto. Maldini e Nesta centrale, hai detto, giusto? Poi a centrocampo hai detto Veron, Pirlo e manca un altro. Perché avanti hai detto te, Baggio e Ronaldo. Sì, ma non voglio... No, io non Baggio. Diciamo così, Totti, Baggio e Ronaldo davanti. Io non mi metto io. No, e allora Totti, Baggio, tu e Ronaldo. No, io non mi voglio mettere, non mi metto io. Ma come no? 4-2-2-2, va bene. Adesso faccio vedere la squadra mia. Allora, Gigi porta. Io a differenza tu, io sono deciso. Cafu a destra, a sinistra Roberto Carlos. Bravo. Tu ci hai giocato, giusto? Poi, centrale metto Sergio Ramos. Samuel, poi centrocampo a tre voglio Andrea Basso, Pirlo, mezzo destro Seedorf, mezzo sinistro Zidane, Totti
dietro Ronaldo il fenomeno e Ibrahimovic. Vai, vai te, vai. Vai, insomma, sono quelli, i giocatori sono quelli, però, Anto, dai. No. Qualche giocatore forte. A casa. Io... Ma tu con Zidane hai giocato? Sì, la Juve. Io? E non lo metti? Non era male, Anto, non c'è. Non era male? Ma sei al sole, sei. Ma Milan c'è il sole. Sai perché? Perché non mi ricordavo più... Allora, io dico così. Ritiro la squadra, che ho, tutti i nomi che ho detto, li ritiro tutti. No, no, domani siamo su tutti i giornali. Ci abbiamo Sido, ma ce ne sono miliardi. No, non si può, dai, ti faccio figurarci, Anto. No, beh, lo ormai so, proprio... tu sei più giovane, tu sei ancora, hai ancora la cattiveria dentro e tutto. Io sono 50 anni, sono buono, sono diventato un buono, non litigo più nessuno, sono bravo. Ma io ho ancora la cattiveria che avevo io. Ma dai, tu sei suonato come una campana, oh. E ti ricordo, e non hai messo te... Non hai messo dei giocatori clamorosi. Ho capito, ragazzi. È l'11, ma non il 58. Eh? Dai, cosa stai combinando? In 11 giocatori, ma sai quanto ce ne sono in giro? Invece, allora, dai, ti faccio la domanda. Chi è l'allenatore più forte che ti sei trovato meglio di tutti? Quello lo puoi dire, dai. Penso Lippi mi abbia dato qualcosa molto importante. Insomma, quando sono andato alla Juventus... In questo mondo, e comunque la Juventus stava dominando questo 4-3-3 con il andare a pressare, far la partita, come perdiamo palla noi, andare a recuperarlo subito. Tu sai che lo fa Guardiola, lo fanno pochi allenatori, Klopp, ma Lippi lo faceva più di 20 anni fa. Ah sì? Eh sì, noi quando perdiamo palla andavamo tutti a prenderli. 5 secondi, bom bom bom. Poi dopo, se non la prendevi, ti rimettevi lì. E quindi questa mentalità di andare a fare la partita, di pensare a noi, sapere qualcosa degli altri, sì, ma la partita la dobbiamo fare noi. Quindi giocare per vincere, dominare, e essere aggressivi. Quindi, insomma, è stato l'allenatore che... Ma, insomma, quell'anno e poi anche all'Inter, insomma, ha questa cosa in più che gli altri comunque non avevano, no? Sì. Però tutti gli allenatori che ho avuto sono stati bravi, perché ognuno diverso, no? Ancelotti è più tranquillo, Eriksen simile a Ancelotti, Cooper uno che è sergente, quindi prendi un po' di tutti e uno può fare... Però dovevi fermarti su uno e su Lippi. Ma sì, Lippi è stato quello che le sue idee mi piacevano. E invece, un'altra domanda... Siccome io ti conosco e tu tutti quanti pensi, vabbè, fa le dirette, cose, eccetera, eccetera. Siccome so che di calcio le sai, e anche tanto. Chi è che dice che fa le dirette? La gente capisce un cazzo vuoi. Ma in generale, che stai dalla mattina alla sera a fare il cazzone lì, no, sopra, a fare le dirette, solo... la gente può pensare, dice, vabbè, questo invece si vuole solo divertire. Siccome io so che di calcio ne mastichi. Faccio le dirette solo la sera dalle 10 a mezzanotte e mezza, con tutti i grandi campioni. Bravo, vedi te, bravo, bravo. E invece cosa ti piacerebbe fare da grande, visto che sei ancora un ragazzino? Nel senso, nel calcio, ti piacerebbe fare qualcosa nel calcio? Non lo so, Anto, non lo so, vediamo, non lo so. Vediamo, non lo so. Mi piace questo lavoro che stai iniziando a fare dall'anno scorso? Sì, lo faccio, ma io lo faccio già, questo è il sesto anno, perché l'ho fatto 5 anni in America. Sì, l'hai fatto in America, chiaro. Per Bein Sports, quindi... Sono i proprietari del Paris Saint-Germain, quindi ho fatto tutti i mondiali con loro, anche in Brasile, gli europei, quindi è un lavoro che mi piace, perché comunque vai a vedere le partite, siamo nel nostro ambiente, no? Parli di calcio, ci fanno dire quello che vogliamo, chiaro. Quindi non è che ci dicono, no, tu non puoi, siamo liberi a parlare, ho fatto tante partite insieme anche Gullit, Desailly, quando eravamo in giro per gli europei e mondiali, quindi tanti ex giocatori, no? Quindi ci divertiamo tra di noi, no? Poi Tiki Taka con te, la Champions League, quindi è divertimento, no? Champions League parli sempre un po' di meno perché c'hai i tempi, però Tiki Taka... Sì, chiaro. Si parla e invece la domanda adesso, questa è una domandaccia, con chi ti sarebbe piaciuto giocare che non sei riuscito a giocare in attacco? Guarda, Anto... Un giocatore? No, con tutti, perché quando ero bambino i miei idoli erano Baggio, Viale e Mancini, no?
Viale non potevamo perché siamo stessi. Quindi ho giocato col Mancio e con Baggio. Quindi quando giochi con i tuoi due idoli, cioè, quando sei bambino, sai, stai crescendo, io Baggio, Viale, Mancini. Io andavo a vedere Baggio quando ero a Firenze, abitavo a Prato, andavo con 10.000 lire che mi dava mio nonno, la mia zia, e andavo in curva a vedere Baggio. Quindi poi dopo... Baggio, ragazzi, mamma mia. Mi ricordo ancora una partita, Fiorentina-Pescara, 90esimo, 2-2, fuoco lui su punizione. Dove ero io? Cioè, quindi dopo, a 14 anni e mezzo, a 23 anni sono a fare il mondiale con Baggio. Capisci quello che ti voglio dire? Una roba fuori, che durante un allenamento mi dice, giochiamo la partita davanti io e lui, volevo darmi una palla, sbaglio e dice, scusami Bobo, e io, ma va tranquillo. E dentro di me dico, ma io prima andavo a vedere lui, e ora questo, questo insieme qua, mi chiede pure scusa. Mi chiede scusa, e dico io, è un mondo pazzo. Io qualche volta che l'ho visto, che l'ho incrociato, ha un'umiltà unica, era un giocatore, mamma mia. Io ho ancora in testa, indovina che gol, Juventus-Brescia, lancio di Pirlo, lui mentre la palla stava viaggiando, guardava già Van der Sar, è appena arrivato davanti a Van der Sar senza guardare la palla, con un tocchetto, boom, l'ha dribblato al volo. Giocatore stratosferico. Ha fatto dei gol anche lì nel mondiale del 90, quando è entrato, cominciò a dribblare tutti. Ma Bobo, è una cosa incredibile che io delle volte penso, gente, Maldini è entrato l'anno scorso, o come Baggio, questa gente qua, non riesce oppure non vuole stare nel calcio, perché gente veramente che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale non riescono. Baggio ha provato lì con la nazionale a fare non so cosa e poi è andato via. Maldini, e lo mettono in discussione dopo un anno. Questa gente qua deve stare nel calcio e non gente sempre uno attaccata all'altro, uno attaccata all'altro. Ma così è, ma tu sai com'è il nostro mondo. Per questo lo so, piace. Bobo, per questo a me piacerebbe farlo a modo mio, quello che voglio fare a modo ma tu, mio. Sicuramente, conoscendoti, so come sei, se tu devi andare a fare il direttore da una parte, tu devi fare come vuoi tu, se no tu non puoi stare con uno che ti dice quello che devi fare, devi decidere tu. Ma Bobo, la realtà è che e se mi prendono, mi devono dare una responsabilità. Non è che mi devono dare solo lo stipendio. Non ho bisogno dello stipendio. Lo stipendio non ho bisogno. Mi devono dare una responsabilità e capire se sono bravo o no. Quello mi piacerebbe. E in questo mondo qua io vedo della gente fuori, tipo anche il Pupo, te che non vuoi rientrare nel calcio oppure che non ne hai voglia, Maldini, Baggio, ma Vialli stesso che ha iniziato... E poi un pochettino ha fatto l'opinionista e anche lui fuori dal calcio, adesso è rientrato in nazionale. Tanti giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano internazionale e poi vai a vedere anche in grandi squadre gente attaccata per gente attaccata a un'altra ancora che stanno a fare i direttori sportivi oppure i direttori generali che non sanno di calcio. Lo so, ma purtroppo è così. ma infatti tu sicuramente... Tu, se andrai un giorno a lavorare, ma se no non ci vai, perché tanto tu non è che firmi poi vedi... Tu sai già che, glielo direi già al presidente, vuoi me? Ok, decido io, faccio io, devo fare il mio lavoro. Se no tu non ci puoi stare con uno, perché il giorno dopo vieni via. Ma Bobo, ma che discorso è? Stai lì, ma io, anche te stesso, uno ti dice, fai il direttore. Ok, dopo due giorni se ne a dire, ho preso quello, quell'altro, e lo sto a fare, te ne vai. Ma no, cosa fai? Possiamo... Ti devono dare una responsabilità. Invece oggi i presidenti parlano direttamente con i procuratori e prendono un giocatore, il direttore sportivo sta lì solo a far che. Per quello dico, mi piacerebbe farlo a modo mio, sempre con grande rispetto per il presidente, per gli amministratori delegati, però uno ti deve dare una responsabilità. Se non hai la responsabilità, allora cosa fai? È meglio che me sto a giocare a padel oppure vengo in televisione con te e parliamo di calcio. Ma infatti tu devi fare questo lavoro solo con una persona che ti dà fiducia e ti fa fare le cose che devi fare. Sì, ecco, sì, ma è vero. Abbiamo un carattere? Se io devo fare un allenatore o un direttore, devo decidere io. Se no non ci posso stare con uno. Punto, stop, non lo faccio. Vero, faccio altre cose. Sono d'accordo. Ma non è sempre così, Non è così facile. Per questo tu dici i nomi. Tante persone che conosciamo non entrano perché comunque, tu sai, quando giochi sei una persona. Quando smetti di giocare, non sei più nessuno, quindi devi fare... la gavetta, a volte non ti vogliono dare la possibilità, insomma è un mondo complicato, però tu che hai fatto il corso e tutto, tu sei pronto per fare il direttore, quindi lo puoi fare solo con una persona che ti dice e ti dà fiducia.
ti dà fiducia, normale, normale. Bobo, invece, l'ultima cosa che ti voglio dire, se no stiamo fino a mezzanotte qua a parlare, di sto coronavirus. Secondo te, più i giorni passano e più non riesco a capire. Ma si meno io, cioè, ma siamo in 60 minuti che non capiamo, perché qua ogni giorno ci dicono una cosa diversa. Non lo so. Bobo, i dottori, Gradina, queste persone qua che non hanno mai giocato a calcio, non sono mai stati negli spogliatoi, devono capire il parere dei giocatori. Anche qualche presidente che vuol giocare, ma lo capiscono che non si può giocare, che in uno spogliatoio ci sono 25 giocatori, non puoi stare col plexiglass in mezzo e non puoi allenarti in 25 campi diversi. È contatto, la doccia la fai insieme, allenamento lo fai insieme, fai le riunioni insieme, tutto. Lo capiscono oppure no? Come pensate? Io sono d'accordo, Anto, io dico una cosa, che ora non dobbiamo pensare a giocare, dobbiamo pensare alla salute degli italiani, che è la cosa chiaro, fondamentale. Poi, quando il governo ci dirà, ragazzi, possiamo uscire con le maschere da il 4 maggio, il 5 maggio, non so, ok. Poi dirà il governo, perché è il governo che decide, dirà, ragazzi, alla federazione, a Gravina, da ora in poi ci si può allenare, ok? Ma inutile star lì a dire i giorni. No, lo so, però Bobo, io sto leggendo delle dichiarazioni di più di qualche presidente che spingono per giocare per gli interessi proprio, ma lo capiscono o no? Tanto ci sono anche, giocare. Ci sono anche tanti soldi in ballo, quindi capisco. Bobo, è fuori discussione i soldi, sono tanti, trovano una soluzione, eccetera, eccetera. Sono 25.000 morti e basta che una persona... di quanti giocatori ci sono tra Serie A, Serie B, C, eccetera, eccetera, che prende il virus, sia un punto da capo. Non so. Perché adesso la fase è calante. Se per uno, due mesi ancora continuiamo così, senza giocare, senza far casino, eccetera, a luglio, barra agosto, siamo a posto. Tu immagina, ci ributtiamo dentro un'altra volta, gli allenamenti, gli spostamenti, no, eccetera, cioè, come fai? Poi ci sono squadre che possono farlo. Juve, Milan, Inter, Roma, Lazio. Ci sono altre squadre che hanno delle difficoltà, non hanno un centro sportivo. È un casino. No, sono d'accordo. Qualche Prendi presidente farlo. Deve capire, si devono mettere d'accordo con le televisioni e dire ok, quello che quest'anno noi non dovremo prendere, ce lo mettete l'anno prossimo, facciamo una trattativa, facciamo qualcosa. L'unico problema è sulle retrocessioni e le promozioni. Guarda cosa è successo in Olanda, hai letto stasera? Chiuso. Finito. L'Ajax che è primo, non ti do lo scudetto, niente retrocessioni, niente promozioni, fatevene una ragione. Ci vediamo prossimo anno. Punto e basta. Anche se l'Ajax è la squadra più forte e importante lì, non si gioca più. Hanno avvisato la FIFA, la UEFA, non si gioca più. E basta, nessuno contesta. Così devono fare in Italia. Non Guarda, si gioca più, basta, fatevene una ragione. Da noi è sempre più complicato, quindi siccome... La cosa migliore è che decide il governo, quindi il governo deciderà, è la cosa migliore, così non ci sono più sì, cazzi, sì, 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 quello nessuno è... dice niente. Speriamo che continua questa piega del virus, speriamo che si possa iniziare a uscire e che la gente inizia a star bene, dai. Va bene. Bobo! Grazie, amico mio! Ciao, Bobo, bacio! Buona a te, famiglia! Sera. Carolina, ciao, ciao. Ciao, grazie Carolina! Ciao, 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 ciao. Cocò! Per favore, un po' di acqua al tuo bobino, che ha tanta, tanta sete. Thank you very much, my Coco Pops. Allora, mi è piaciuta questa chiacchierata con il vecchio Antonio. Oh, grazie. La buona che insieme adesso. Comunque, niente, non riesco a trovare questo qua. Andiamo? Niente, ha rifiutato, vabbè. Dai, c'è nessuno? Niente, non riesco... O il mio o il... Eccolo qua, eccolo qua.
Hello, vieni. Hey, Oregon size. Che fai? Che faccio? Sono sulla poltrona. Ma hai scritto che acqua bevo. Che acqua bevi, Bobo? Acqua della bottiglia. ma bevi molto, vieni? Sì, sempre. 2-3 litri al giorno. Mm-hmm. Devi uscire un po' in terrazzo come medico, così ti abbronzi un po', vedi? Di dove sei tu? Io sono del sud, provincia di Benevento. Benevento, Quindi vai a vedere Inzaghi la domenica? No, sto in Toscana da 3-4 anni, lavoro qui ormai. Ah, ok. Va bene. Sono nella tua terra. Va bene, bravo, è vero. Va bene, ti auguro una buona serata. Anche a te, ciao, grazie. Ciao. Eccolo qua. Ciao Popone. A posto? Sì. Per fortuna mi hai chiamato perché mi muoio, altrimenti mi faccio già staccare. Ora c'è il cammello, eh? No, ieri non mi hai fatto dormire, uomo. Ieri avevo mal di testa. Non riuscivo il cammello, cavolo. Sì, ora tra 2 minuti entra. Grande. Quindi parlo con lui, poi guardaci, eh? Come no, sempre. Io sempre collegato. Finché mi muoio non mi manda via da casa. Va bene, buona serata. Ciao. Allora. Dove è il vecchio Camel? No, prima devo parlare un attimo, devo salutare il vecchio ventolone. C'ho una fame, Coco Pops. Qui mangia anche. Mangia le lasagne. Ma dammi una mezza mela, please. C'è voglia di tagliarla? Hai voglia? Per te questo è l'altro. Grazie, amore mio. Allora, adesso ventola. Ecco qua, beccato ventola, la, ventola. Stasera ci siamo, a 2000 discorsi qua, chiacchiere, ci siamo. Non va bene, Bobo. Cosa non va bene? Cavolo, almeno come riserva mi potevi mettere negli 11 tuoi della storia che hai giocato. Io entravo sempre, facevo la mia parte. Ma vedi cosa ho fatto? Ho ritirato tutti i nomi, quindi non ho detto un nome. Ah, non va bene. Poi Cannavaro, mettevi Cannavaro, che all'Inter c'era Cannavaro con noi. È vero, ma sai cosa? Che non mi ricordavo nemmeno tutti i nomi, non mi ricordavo. Ti ha messo in difficoltà. Poi hai detto Lippi, Lippi. Lippi? No, Davide Lippi, parlavo del papà. Sì. Ma che è successo con Lippi, con la Juve? Quando ho messo i guanti da box? No, una discussione, dai, niente di che. What's the American line? It's 100 pound. Perché ti vedo malissimo? Come mi vedi male? Io vedo benissimo. Lo so, ma io tu sei... Ragazzi, mi vedete? Mi sto mangiando il tramezzino. Io ti vedo bene. Tramezzino alle 11:10? C'avevo da asciugare qualcosa, dovevo asciugare qualcosa. Quelle bevande là? No. Ma tu c'eri quando all'Inter c'era la lampada fissa perché... Tu c'eri? No. Quando è arrivato Lippi l'ha fatta togliere. L'ha fatta togliere? Ma tu lo sai perché c'era la lampada all'Inter? Per fare le lampade? No, perché Pagliucone aveva la psoriasi. Dal nervoso, quando giocava, era come te a Ballando con le Stelle, si innervosiva e gli veniva la psoriasi. Allora, la lampada, il sole, fa bene la psoriasi. Solamente che era una guerra per chi doveva fare la lampada. C'era Galante che sembrava Taribo West. Poi, tutti i giorni sta, Galante, tutti i giorni. Tutto abbronzato, Fabiettino. Mamma mia. Facevamo la lista
a dopo allenamento, perché non è che potevi, 4 al giorno ci avevano la priorità a fare la lampada, sì. Porca madosca, tutti abbronzati, al 6 di gennaio eravamo porco due come i Caraibi, zio. Sì. E Lippo l'ha fatta togliere, Lippo, subito, ma immaginavo. È andata a vedere, è andata alla Pinettina, ha detto qui bisogna togliere tutto, grazie Coco Pops. Tu sei la numero uno, Coco. Eravamo tutti Taribo quell'anno lì, tutti neri abbronzati, zio cantante. Ma ti posso fare una domanda, Bono? Visto che i tempi sono cambiati, quindi puoi rispondere tranquillamente, perché Inter, Juve, Milan adesso sono organizzati diversamente, ma tu hai fatto Inter, Juve e Milan. Chi ti ha messo più in condizione di non pensare a niente e di fare il calciatore di queste tre squadre come organizzazione? Ero curioso di sapere questa roba. No, tutte e tre. Dai, non mi rispondere come... Sono un politicaio ormai, dai. Ma no, ma stiamo parlando del 2004. Sono passati 1000 anni. Che c'è... Pucci, ci manchi, Pucci. C'era Ambrogio che mi dice, c'è Lele che già ha scritto calcio, quindi mi sa che non è più il mio turno. Oh, Lele, io Lele, voglio dire una roba a Lele. Sono 7 anni che commento calcio. Ho fatto Sky come te, poi all'estero, adesso in Italia. Mi piace raccontare aneddoti, però ne so anch'io di calcio, compare Lele, ti voglio bene. Nico, ci sentiamo domani. Perché Sanremo è Sanremo. Preparati, ciao. Che andiamo anche là, ciao. 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 Ora c'è il calcio. Eccolo qua. Argentina, il tango. Chi è questo qua? Il tango. Questo è Astor Piazzolla, o il divino Astor, colui il quale ha portato il tango nella modernità. Dato che tu sei un ballerino completo, eclettico, volevo accoglierti. Senti. Lo senti? Questa si chiama Adios Nonino. È un saluto al nonno che è andato a miglior vita. Ti volevo dire una cosa. Ha scritto Pucci, sì. Escobar, Dani sembra Escobar. È il patron? È il patron. Ieri sera alle 23:55 il mio amico Bobo mi telefona. Senti. Ma lo senti? Tu pensa, due telefoni e qualche t-shirt sudata. E ci trasferiamo questa musica, questa melodia, davanti a 60 milioni di italiani che si commuovono con noi. Ma la storia di stasera, ragazzi, vi fa commuovere. 23:55, è 59, praticamente la sera scorsa. Il mio amico Christian lascia il Cino Recoba, interrompe un attimo la diretta, mi chiama, io sono qua e vedo. Bobo, cammello, io vado, mi sa che devo vomitare, ti saluto. No, sto male, siccome devo vomitare, non ce la faccio più, non lo so cosa, siccome la dieta, non so cosa sia. E gli dico, ma t'aspetto, non t'aspetto, no, devo andare, guarda, vomito, mi sa che devo andare, ciao, Bobo, fammi sapere. Quelle 4 gli ho risposto io. Brava, perché Cocò, perché io dopo ovviamente sono in pensiero. Ultimo collegamento WhatsApp tuo, 9:15, prima delle dirette, e io devo rifugiarmi in Cocò. E meno male che ho detto, mi devo preoccupare? No, lei mi ha detto, no, 3 giorni che dorme poco, la dieta... No, ma sai cos'è? Che a me... Controllo. Allora, ho fatto un mese, cioè quasi un mese che dormivo nell'altra camera, quindi ero da solo,
finiamo a l'una, mi sveglio a 8, perfetto. E tre sere che dormo con la Costanza ed Isabel, e Isabel giustamente si muove, parla, fa i rumori, fa i versi, parla, fa i rumori, fa i versi, e la Costanza allatta comunque, quindi ci addormentiamo verso, sempre verso le 5. Quindi tre giorni così, ero arrivato ieri sera, che ero brasato, ero stecchito, infatti a mezzanotte vado a dormire, la testa non tocca nemmeno il cuscino che già dormivo, fino alle 9 stamattina. 9 ore secche. Ero sfinito. Quindi Cammello, mi ci volevano queste 9 ore. Cammello, tu ti ricordi, così introduciamo la storia di stasera, che è una storia di calcio e vita, che va a testimoniare con un esempio pratico tutto ciò che abbiamo detto nelle sere precedenti. Ok? Tu mi seguirai e vedrai che come io te la racconterò sarà diversa, la vedrai in un'ottica diversa da come l'hai vissuta tu con me, perché siamo coinvolti tutti e due, come attori non protagonisti. Okay. Però dimmi una cosa, tu ti ricordi non per forza la prima partita di calcio che hai visto, ma la prima emozione su una partita di calcio, qualcosa che ti è rimasto su una partita che hai visto da piccolo? Poteva anche non essere la prima, Te la ricordi? Da qualche parte del mondo dove eri? Mi ricordo in Australia che Paolo Rossi aveva fatto gol e stavo dormendo, c'era mio papà e un suo amico che urlavano, entro in salone e vedevo Paolo Rossi che esultava, ma con le maglie blu, poi bam, poi basta. Hai questo flash? Questo flash qua, sono il flash quando ero in Italia, a 14 anni che andavo a vedere Baggio, no? Quello che dicevi l'altra sera, sì. Vederlo dal vivo. Allora io, al di là del martinese fabbrico, San Martinese Campagnola, quindi il mio paese, no? Che andavo dietro la rete a vedere la prima squadra, no? La mia testa si focalizza a Brasile-Italia, no? Quando abbiamo vinto nell'82. Io c'ho quella è la prima emozione forte. Quella è la prima volta che vai in strada a festeggiare dopo averla vista e averla vissuta, no? Col cuore. Ora, questo ragazzo, che si chiama Pasquale Sbordone, mi scrive una lettera che ha ispirato questa storia, perché dice: non so perché ti scrivo, di solito non lo faccio con chi non conosco. Dice: quella sera non avevo nemmeno 8 anni, e per me era una novità stare sveglio fino a quell'ora. Per di più, ricordo bene che io e mio papà andammo anche a letto tristi. Ok? Questa, se ci penso bene, è la prima emozione forte che io abbia mai provato nel calcio. Prima non ricordo emozioni così, all'epoca non potevo capire la partita come posso capirla oggi, ma ricordo questo forte trasporto verso il gioco, questo coinvolgimento con il mio papà, come se fossimo stati anche noi in campo. C'eravamo io e te lì, in campo. Da quel giorno avrò visto un migliaio di partite e avrò giocato al campetto un'infinità di volte. Ti giuro che è sempre uguale quell'emozione, grazie a tutti voi che difendete così tanto il calcio. Ora, entriamo nella storia. Quell'evento si giocò il 12 febbraio del 2004. Vi dico già la partita, così te la ricordi anche te. Però prima di andarla a vedere su YouTube, tutto quello che dirò lo troverete, papale, ma vi consiglio di ascoltare la storia, perché lo vedrete dopo su YouTube con un'ottica diversa. La partita è una semifinale di Coppa Italia, Inter-Juventus, San Siro era pieno, 80.000 persone lì e 11 milioni che ci guardavano in Italia, ok? Allora, che c'ho le scarpe gialle io? Direi di sì. La partita finisce 2-2 e perdiamo i rigori, ma fermati lì. Torniamo indietro d'un giorno. Il giorno prima ti dico quante volte io e te siamo connessi, perché quando lui mi ha scritto io sono andato a rivederla ed è clamorosa la storia. Allora, 11 aprile, mi chiama uno da Brescia, ok? E mi dice: c'è un ragazzo che si chiama Francesco, ok? Che non si trova più. È un ragazzo di 15 anni, debole, fragile, problemi a scuola, i genitori sono separati, lui ha sentito litigare il patrigno con la moglie, ok? Con l'attuale moglie, e scappa. Quindi si rivolge ai giornali di Brescia, ok? Loro mi conoscono, mi chiamano e mi dicono: cosa possiamo fare? Gli dico: è l'11 aprile. È l'11 febbraio, domani è il 12, giochiamo una semifinale di Coppa Italia. Cosa posso fare io? L'altra cosa che già ci lega è che tu sei il suo idolo. Tu eri il suo idolo, di questo Francesco. Allora io gli dico: ragazzi,
venite domani alla Pinettina. Viene questa persona con il patrigno, disperati perché non lo trovavano da due giorni. Arriva, ci siamo, io lo ricevo. Io so, perché mi era stato detto che tu eri, ma io non volevo disturbarti. Dov'ero io? Eri con me lì, in ritiro. Io e te siamo in camera insieme. Sei il suo idolo, io lo ricevo la Pinettina, ma era il giorno della partita, Cammello. E il bambino allora, ricevi? No, il bambino è disperso, da due giorni che non si okay. trova. Viene il patrigno con questo ragazzo che fa da tramite. Io dico, cosa posso fare oggi perché abbia risalto questa storia? Io non sapevo cosa fare e non volevo disturbarti ed era poche ore prima della partita. Allora, non ti dico niente perché non volevo deconcentrarti. Vado in camera, ok? Penso, alle 4 del pomeriggio, prima della merenda, vado da Paolo e Claudio, che sono i nostri magazzinieri, e dico loro questo. Dico la stessa cosa che avevo detto, avevo ipotizzato di fare, l'ho detto al patrigno, no? E di Pantelleria era il padre, che poi è tornato a Brescia, perché, poverino, gli l'hanno informato che suo figlio non si trovava. Dico a Paolo e Claudio, ragazzi, non c'è più tempo. Fra due ore partiamo per lo stadio. Fate solo una cosa. Fatemi una maglietta sotto la maglia che giocherò, che indosserò, e scriveteci una frase. Poi, chi crede sa che le coincidenze non esistono, mi metto questa maglietta. E poi ci affidiamo al Dio del calcio. Allora, andiamo allo stadio. La partita comincia. Pensa che in campo entriamo io davanti a te. Pensa quante volte tu il suo idolo, io il suo tramite. Insieme in camera, io non te la faccio fare te per non disturbarti, la faccio io una maglia. Andiamo insieme, io e te siamo di posto vicino dietro, entriamo in campo insieme. La partita è una semifinale di ritorno, avevamo fatto 2-2 a Torino, siamo 2-1 per la Juventus. Mi segui, no? Tanto te la ricordi. Siamo 2-1 per la Juventus. Il cronometro dice 94:35, aveva dato 5 minuti di recupero l'arbitro. Pensa, tu vieni a ricevere la palla a metà campo, io ti supero facendo una corsa al 95esimo, senza senso, perché di senso non può esserne, non può esserci in questa storia, semplicemente guidato dalla coda di quella famosa cometa chiamata calcio, di cui abbiamo parlato qualche sera, questa palla che tu gestisci bene la allarghi a sinistra. La palla va a Dejan Stankovic. Ora, tu, incrociandoti con me, cazzo, mi viene il magone a pensarci, tu ti incroci con me, dai questa palla a sinistra, perfetta. Stankovic fa un cross, perfetto. Emre fa un inserimento perfetto e colpisce la palla in maniera perfetta di testa. Chimenti para in maniera perfetta. Io, Cammello, non devo nemmeno scegliere. Secondo me è la palla che ha scelto il mio interno piede destro. Io da due metri metto il piede, senza caricare, la palla entra. Allora io il 95esimo ho fatto quella corsa, come dentro un disegno più alto, mi rigiro, corro metà campo e di nuovo io e te, tu mi corri dietro. Io arrivo sulla linea di metà campo, ascolta, ci sei te dietro me. Tolgo la maglia, ho scritto Francesco torna e tu mi abbracci da dietro. Ci siamo? Andiamo ai supplementari. Perdiamo 5-4, segnano 9 rigori, sbagli te. Quindi di nuovo te sei protagonista ancora. Cosa accade in quell'istante di quel gol al 95esimo del 12 febbraio 2004? Che nei due mesi prima e nei sei mesi dopo non avrebbero mai visto la televisione, non hanno mai visto la televisione come in quel momento. È stato il picco di share durante quel gol che l'Italia ha avuto negli 8 mesi, no? Chi l'ha visto quel gol? Francesco. Fragile, disperso, no? Confuso, in un bar a Genova. A Genova, da Brescia andato a Genova. Non si sa come. E ha visto Gnasti. Francesco torna. Tanto lo andrete a vedere tutti e me lo rimanderete. Lui apre, vede le braccia al cielo, vede Francesco torna, c'è tutto documentato, il giorno dopo torna. Allora Cammello, cosa ti voglio dire? Che questo ragazzo che 16 anni fa
mi segnala la partita, la stata la sua prima emozione. Noi che siamo stati protagonisti, perché? La lettura può essere diversa. Se io faccio, metto la maglia a te, hai capito? Ti voglio dire, cioè, tu dovevi sbagliarlo quel rigore, nonostante avessi fatto gol io. Perché sennò l'attenzione non sarebbe andata nel posto giusto per segnalare in quel momento quel ragazzo che era di là a Genova a guardarci. Quindi, cosa è cambiato? Cosa c'entra chi ha vinto, chi ha perso? Lì, nella tavola rotonda dove il Barba comanda, ha parlato con i suoi sottoposti. Quando è arrivato il dio del calcio, gli ha detto: ascolta un attimo, tu oggi devi andare là, a San Siro, e deve succedere quella cosa lì. Incredibile, eh? Incredibile. Incredibile. Cammello, tu pensa quante cose, e i nostri amici adesso che l'andranno a vedere, vedranno che è caduto davvero. Destino, amico mio, vuol dire scritto, perché che tu faccia gol al 95esimo, che come dicevi, passi da, cioè io ce la vado in conto, la giro e tu entri dentro, quando mai succede? Mai. Dove che andavi? Ma tu guarda io che corso ho fatto, ma tu la devi vedere, guardala a vedere su YouTube. Io corro, ti passo davanti, tu gestisci il pallone, io cerco di farmi largo con uno, c'è Adri, c'è Emre, c'è un altro, eravamo in tre più me. Ma io cosa gli ho detto a Paolo e Claudio? Tu devi vedere cosa gli ho detto quando gli ho fatto fare la maglia. Lo so che è tardi, ragazzi, affidiamoci alla Divina Provvidenza. Allora, questo ragazzo qua, l'anno dopo mi è venuto a trovare. Questo ragazzo qua, io ero a Brescia, mi è venuto a trovare Francesco e mi ha ringraziato. E io ho detto, ma sono io che ringrazio te, perché tu mi hai dato la possibilità di verificare la mia fede. Hai capito? Perché io non sono venuto da te, sarebbe stato facile. E pensa, tu l'avresti fatto. Tu l'avresti fatto, li avresti fatta fare, capito? Con tutti i cazzi che hai tutti i giorni, massaggi, stai male. Ma sei stato toccato. Tra l'altro, tu, a te ti fecero registrare un messaggio. A te e anche Baggio, perché Baggio giocava a Brescia, capito? Ma è stato quel gesto totalmente disegnato dall'alto. Perché quante cose, la puta madre, quante cose. E allora io questa storia te la devo raccontare così. Incredibile che hai fatto gol te, è incredibile. Succede una volta in 10 anni. Doveva succedere perché dovevamo salvare quel ragazzo, 94-35. Non c'era più speranza, eravamo anche in 10 perché era espulso Ramiro. Incredibile. Era finita. Ti ripeto. A me è capitato di parlarne qualche volta in giro, ma i 2 mesi prima e 6 mesi dopo non c'è mai stato un picco più alto di share come in quel momento. La dovevano per forza vedere tutti. E lui era a vederla a Genova. Guarda, abbandonato, è tornato il giorno dopo. Che roba, eh? Wow. Questa è una bella storia, caro amico mio, Camme. Questa è una bella storia. Poi la mai l'hai messa tu? È che l'ho messa io. Tu l'hai messa che... L'avevo solo io. E... L'avevo solo io. Vuol dire che doveva tornare. Vuol dire che e tu deve... pensa... Cammello, e tu pensa quanti messaggi ci stanno mandando e io ho visto questo qua. A 8 anni la prima emozione. Guarda cosa dice. Dice, prima non ricordo emozioni così, quindi lui è legato alla partita. Ma pensa quella partita cosa ha fatto. Non potevo capire, fondamentalmente anche io te non la capiamo nemmeno oggi nel parlarne, capito? Perché siamo stati attori non protagonisti. Incredibile, eh? Questo trasporto, questo coinvolgimento, avrò visto me e poi ci dice, e lì veniamo al senso di quello che stiamo facendo, grazie a tutti voi che difendete così tanto il calcio. Che storia, ci siamo? Questa è una bella storia, Camme. Senti, mi dici una cosa un po'? Emozionante. Cammello. Sì, anche difficile, perché dopo il senso di quello che abbiamo detto in questi giorni è questo, no? Cammello, è questo. Cioè, io ho sentito prima, scambiavate la top 11, ci sono gli aneddoti, ci sono le storie dei campioni, i talenti. E noi possiamo veramente a volte essere testimoni di come siamo stati scelti e non possiamo per forza capire perché. Perché quanti hanno un sogno come noi da piccolini? Tutti. E noi siamo finiti lì. Cammello, quante volte anche a te è capitato, poi te sei attaccante, quante volte ti è capitato di visualizzare prima la scena che fai gol o di sentire che oggi era il giorno che lasciavi il segno nella storia? Quante volte, cazzo,
Cioè, è una cosa che viene da dentro, che va oltre l'allenamento. Cioè, è una cosa... Allora, io trovo questa storia in mezzo a migliaia. È come... Mi si è illuminata. Allora ho detto, la devo raccontare il cammello. E va raccontata stasera ancora di più, dopo che ieri non ci siamo sentiti, e sabato sera tutta l'Italia ci segue. Il senso di queste dirette è questo. Sì, sì. No, ma ci seguono e... Sono d'accordo, quando io racconto nel mio libro che io sono partito a 14 anni, Camme, con le valigie, ho detto a mio padre, voglio andare a giocare in Italia, in Serie A, in Nazionale. 14 anni. Vivevo in Australia. Non mi ricordo, perché io a 4 anni sono andato in Australia, non è che mi ricordo i primi 4 anni, non me li ricordo. Quindi io ho vissuto in Australia, sono un australiano io. E io giocavo a calcio, sì. Io ho detto a mio papà, io voglio andare a giocare in Italia, io. Allora, succedono delle robe nella vita che è una roba fuori di testa, che non ci sono logiche, no? Quindi ero uno dei tanti milioni e milioni e milioni che volevano giocare a calcio, ma prendere le valigie e andare da solo a 14 anni da mio nonno, e gli ho detto portami a fare dei provini, cioè capito, mio nonno mano nella mano 80 anni mi porterà a fare i provini, e anche mio nonno mi ha portato, capito? Certo, perché tutti abbiamo le nostre storie, ha ragione Costanza. Cioè le nostre storie poi non riguardano per forza l'esito, perché nessuno... Cioè cosa vuol dire? Tanto sei sempre in mezzo alla fila, ci sarà uno più bravo, uno meno bravo. Uno più alto, sono le storie. Ognuno ha la sua storia, segue il suo sogno, poi sei costretto a modellarlo, diventa un obiettivo più o meno perseguibile. Ma caspita, ti trovi spesso solo e ci vogliono due coglioni quadrati. Anche la Cocò? Che... Sì, come no. C'è il quadrati... di Veline... I suoi non volevano, non potevano portarli, il nonno ha detto ti porto io, quindi cosa fa il nonno per la nipote, no? Sono robe che i genitori hanno detto di no, non possiamo, il nonno ha detto dalla Sicilia, dove che l'hai fatto? L'ho fatto sempre in Sicilia, però sì. Quel giorno i miei genitori mi hanno detto di no, e mio nonno ha detto ti porto io, il pensa nonno... se non andavo a quel provino. Capito, pensa se il nonno non diceva ti porto io, non andava il provino, non l'avrei conosciuta e non lo so, capito, poi non avrei... No, è così, ma dopo i sliding door ci sono, no? Però non c'entra niente su quello in cui credi e quanto fai per seguirlo e quanti no devi oltrepassare, quante legnate nei denti devi subire, capito? Vabbè, io mi ricordo che a me, ma me lo ricordo come fosse ieri, io andavo sempre in questo bar dove mio nonno andava da 50 anni, quindi tutta la mia famiglia, io ero lì 14 anni e mezzo e sentivo parlare dietro. Ok. Ma tanto lui è un raccomandato, suo padre chiama le squadre, capito? A 14 anni, ma tu puoi dire una roba così, mentre c'è il bambino lì a 14 anni che prende una brioche o mangia, ma ti puoi far sentire di una roba così? Ma sai quanto l'ho sentita io, questa roba qua? Quindi c'è sempre la gente che ti butta giù, cerca di affondare. A me mi dissero figura di se può farla venire. Ma è così, è tutto, sempre negatività. Infatti, sempre. Ma vabbè, ci dobbiamo convivere nella vita. Dico sempre, ognuno deve decidere sempre te, e andare, mai farti dire di no da nessuno, non ascoltare mai nessuno, se vuoi fare una cosa, qualsiasi cosa è, lo devi fare. Ma te lo dice uno che è arrivato dall'Australia, che certo. Ha preso l'aereo, che piangeva. Per questo. Quindi io, per come vivo io, a me di quello che dice la gente non mi interessa. Zero mi interessa. Io vado avanti per la mia strada, Camme, sempre, tu sai com'è. Io uguale, perché io penso che non bisogna nemmeno cercare di vivere per i consensi, perché chi vive per i consensi è un ruffiano. Molte volte chi cerca consensi poi usa la strategia per piacere. No, tu devi vivere per la giustizia. Tu quello che fai è una giustizia interiore animata da una passione che cerchi di andarla a mettere insieme al tuo sogno. Pensi che vivere quel sogno sia giusto, te lo scegli te. Nessuno si permette di dire cosa devi sognare e quando devi abbandonarlo, il tuo sogno. No. E non devo nemmeno recitare per piacere. Io non vivo per i consigli. Anzi, chi cerca di creare con la giustizia, con quello che crede, no? Quello che hai detto te, una rottura, è probabile che spinga la gente a pensare, magari li trova dopo i consensi, ma passando da una strada corretta. Questa è la verità. Perché no, ci vuole poco oggi a fare gli attori, essere ruffiani e prendere i consensi e avere le palle di andare contro se ci credi, oppure di non fermarti davanti alla mediocrità che cerca di screditarti, disprezzarti, parlarti e poi spesso dietro perché se tu mi chiedessi a me cos'è per te l'invidia, dimmelo tu, cos'è per te l'invidia? Io ti dico cos'è, però dimmi il tuo pensiero. L'invidia è quando non vuoi il successo di un'altra persona
quando vuoi che quella persona fallisca, quando, perché siccome vorresti esserci tu, non ci puoi essere, allora io una cosa che non ho nella mia vita, l'invidia, a me non me ne frega, te lo dico proprio in parole mie, un cazzo di niente, di nessuno, se uno ha un successo, bene per lui, ma mai dico, no, non far gol perché devo farlo, no, dopo gioca lui, non gioco io, no, mai, 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 non è proprio così, ognuno deve avere il suo successo. Il suo percorso. Giusto, sono d'accordo, questa è l'invidia. Per me sai cos'è? Sto dicendo quello che hai detto te, me l'ha suggerita, penso, un mio amico sarto di Napoli, che mi dice, no, ma tanti diciamo ti prendono l'esempio, però ci sono alcuni che sono cattivi con te. E io dico, però facci caso, quelli che sono cattivi, che io rispetto l'opinione, non le offeso ovviamente, però l'opinione, se tu mi convinci che ho sbagliato, cazzo, grazie di mandarmela, perché sono sempre pronto a mettermi in discussione. Ma la cattiveria, e mi dice lui, è una faccia dell'invidia, che per me è, e da lì la metterò sempre davanti, l'invidia è la vendetta degli incapaci. Non sono d'accordo, penso con te. Penso con l'invidia è la vendetta degli incapaci. Sì. Pensa, ieri mi ha detto che un giornalista parlava male di me in TV, diceva che quando io ho detto, meno schifo, quando io ho detto sono più uomo di tutti voi, non devo dirlo, sono poco uomo. Io ho detto, hai detto la verità. Quello che pensavo, io. E lui, perché noi, dicevo no, ma nel programma vengono i giocatori, perché è invidioso del successo che stiamo avendo, e lui è invidioso perché quando parla lui in una televisioncina è, non lo caga nessuno, non lo ascolta nessuno, noi abbiamo tutta l'Italia e tutto il mondo che ci guarda e ci ascolta, capito? Questa è l'invidia, allora devi parlare male, invece di dire cazzo che figo, sta facendo una cosa, deve no, demolire. Deve cercare, capito? E quindi è così, amico. E pensa che Cammello, pensa che c'è spazio per tutti? Ma io dico, allora siamo tutti dentro a questo circolo, no? Che tra l'altro il calcio è una palla che sempre più si sgonfia. Non abbiamo capito che se non lo difendiamo e lo onoriamo non c'è più posto per nessuno. Cioè, bastasse parlare male. Diciamo, qua si sta sgonfiando, qua ormai non c'è più pressione. Hai voglia di parlare male, ce n'è da fare di cose. Siamo legati all'unico componente imprescindibile e fondamentale del calcio, che è la gente. Sono le persone scelgono, Cammello, le persone scelgono, perché se tu non hai seguito, e ce ne accorgiamo solo quando ci dicono che gli stadi saranno vuoti, ma non vedi che non è più quel calcio? La passione di questo ragazzo che era allo stadio a 8 anni, scema, senza la gente allo stadio, quindi la gente è imprescindibile. Io dico, la gente è lì, la gente ci fa da giudice, è quella che sceglie chi seguire, sceglie chi criticare, chi imitare, chi prendere da esempio, ok? Chi osannare, chi offendere, sbagliando, perché le persone maleducate devono imparare. Io spero che queste cose anche contribuiscano a dare un po' di unione, no? Come abbiamo detto. Allora c'è posto per tutti e poi c'è la gente, conquistate la gente, ma magari. È lì, ma è tutto lì, eh? Hai detto per tu, conquistate la gente. Offendono per prendere, no? E fai conquistare la gente. Se conquisti la gente ti segue, no? È facile. Noi se facciamo... Se fai il ruffiano, se fai il falso, se cerchi di dire le cose, il superficiale, è normale che la gente si è stancata della mediocrità. La gente oggi, Cammello, ascolta, io faccio un lavoro, tu fai anche tu questo lavoro qua, no? Poi io racconto le partite in più, le commento anche, e poi faccio agli opinionisti. Oggi, da casa, con un pulsante, sanno tutto. Credimi, sanno tutto. Sono più avanti. Allora, il comunicatore è indietro all'ascoltatore, l'ascoltatore è avanti. Quindi o tu ti metti nell'ottica di rispettarlo, dargli qualcosa che sia di contenuti, di passione, di atteggiamento, di linguaggio, oppure ti manda in culo. Perché ha ragione, perché tu non meriti lui, non il contrario. Ora, se tu non conquisti la gente con l'impegno, la professionalità, e per esempio ed è quello che secondo me vengono fuori in queste relazioni, perché sappiamo scherzare, sappiamo interagire, abbiamo gli aneddoti, abbiamo le storie, abbiamo il calcio, abbiamo lo scouting, abbiamo le strategie, la tattica, abbiamo tutto quello che il calcio ha, dalla passione della gente all'espressione calcistica, noi lo copriamo. Sai cos'è? Io dico, che siamo una parola, veri. Siamo veri, però essere veri conquisti,
ma però hai tanti nel nostro ambiente che comunque non piace questa cosa qua. E c'è posto per tutti, te lo noi, dico, eh? Noi, ci sarebbe posto Antonio, per tutti. Dice la verità, Antonio è uno vero, bisogna dire la verità, quello che si pensa, la verità. E quando sì, parlo Antonio, con te... è vero. E quindi questo è uno degli aspetti. Per me l'abbinamento è la libertà e la qualità. Allora si genera la giustizia. Se tu sei libero, però hai qualità, il matrimonio è un'opinione giusta, una lettura giusta, poi non c'entra il risultato, perché io ho segnato che non dovrei. Tu hai sbagliato rigore, che in genere fai. Caso Francesco, chi ha fatto bene male è andato in finale la Juve, noi siamo stati eliminati, che cambia davanti a un disegno più alto. Antonio oggi che mi ha chiamato e abbiamo ragionato un po', ma Antonio mi parla di alcuni allenatori, quello che allena la Real Sociedad, parliamo di Marcelino che ha portato il Valencia in Champions League, che faceva un gran calcio al Villarreal, cioè quindi non è solo uno libero e con la libertà e con la sfrontatezza di dire quello che pensa. Poi va sulla qualità, perché i giocatori vanno conosciuti. Cioè, se parliamo, gli allenatori, i progetti tecnici, lui che vuole fare il direttore sportivo, vanno saputi vedere, leggere, mettere dentro una causa. Cioè, non è un lavoro facile, anche quella cosa che, di cui avete parlato, che ho sentito. Poi richiederebbe tanti approfondimenti che faremo. Però Antonio è proiettato sul calcio vero. E quindi è inutile voler screditare o dire... ha detto la parola più o meno. Bisogna tenere testa, Antonio, quando parla di certe di cose nel campo. Bravo, bravissimo. D'accordo. Dimmi un po', Cammello, dimmi un po'. Mi dici un po' del Mancio? Che mi interessa, che voglio fare un ragionamento. Mancio, ci ho parlato un quarto d'ora, una bella chiacchierata. Poi dopo si è bloccato sto cazzo di Instagram e non sono riuscito a metterlo nelle mie dirette. Quindi ho perso la chiacchierata. Bellissima. Ma detto... Mancio da calcio, eh? Mancio intanto da calcio. Metto che ti saluta tantissimo. Ah, però sì, oggi ci siamo messaggiati su Instagram. Sì, ti saluto tanto. E sa che conosci il calcio alla grande, sa che sei un grande intenditore. No, abbiamo parlato di quando era al City, che comunque diceva che era 55 anni che non vinceva il campionato, che lo United era la squadra in Inghilterra che comunque su 9-10 campionati ne vinceva 9-8. Era un 55 anni che non lo vinceva, e tutti gli anni allo United c'era una roba che tutti gli anni mettevano 40 anni che non lo vince, 50 anni, capito? Ogni anno mettevano quanti anni non vinceva il campionato del City. Quindi niente, mi ha detto che è andato là a novembre, piano piano hanno costruito la squadra, poi sono arrivati a quell'anno che l'hanno vinto, che dice lui che è il campionato più difficile di tutti, perché ogni partita è massacrante, come lo sappiamo, no? Certo. Che comunque era in vantaggio di 4 punti, poi dopo ha perso un po' di partite, è andato sotto, poi dopo alla fine della partita è riuscito a recuperarlo, è stata una gioia incredibile, no? E quindi io ho detto, aver vinto all'Inter, poi a Manchester City, si è arrivato alla nazionale, che comunque ha tante esperienze ed è un allenatore che ha fatto rinnamorare gli italiani della nazionale. Io detto, assolutamente. Io ero uno che non guardava più la nazionale, non la guardavo più da tanti anni. Lui ha fatto in modo che gli italiani tornassero ad amare la nazionale e a guardare la nazionale. Gli ho detto, io qualche mese fa ti ho scritto, è la prima volta che dopo tanti tanti anni vedo la nazionale giocare bene. Ma lui, quando io dico bene, lui sa cosa vuol dire bene a livello tecnico, cioè certo, la gioca, certo. Non che vinci, che giochi bene con la palla, che vai a dominare, che controlli la partita. E qui io ho detto che lui comunque è stato bravissimo, l'unico a aver mai fatto una roba del genere. E poi abbiamo parlato un po' dell'europeo, che Zaniolo comunque, io ho detto, come parlavamo di te, lui è l'unico che va a chiamare Zaniolo prima di giocare in Serie A. Bravo. E questo non lo fa mai nessuno. Poi bravissimo. Viene criticato. Nessuno neanche lo pensa, bravo. Capito? E poi dopo che l'europeo, Zaniolo comunque tornerà, all'europeo ci sono Spagna, Germania, Belgio e Francia, diceva Francia probabilmente la più forte perché ha vinto l'europeo, certo. Il mondiale, l'europeo in finale, ai giovani, comunque dice noi siamo lì alla pari con loro, no? Più o meno era questo. Sì, sì, sì.
lui ha creato una rottura. Lui ha creato una rottura, perché è vero che la nazionale cerca un programma, un progetto, una continuità dal settore giovanile, ma lui è arrivato e ha totalmente costruito un modello. È stato Mancio, lui. L'ha fatto lui. Lui, sai chi era? L'altro che nella storia ha fatto così è stato Fulvio Bernardini. Pensa che dopo il fallimento del 74, che l'Italia fa male, come Ventura poi, che invece non è nemmeno andato nel 2018, lui sceglie quella che viene chiamata, Bernardini, la nazionale dai piedi buoni. No, addirittura, ricordando quello che parlavamo l'altro giorno dei centrocampisti, tanti, chi è regista, chi è la mezzala, conta. Lui dice una cosa che tanti non capirebbero adesso. Dice, il regista è quello che ogni volta è quello che di turno ha la palla. Non è uno. Sì, lui dice così. Lui dice così. E invece, quando Mancio, perché io mi ricordo, quando Mancio va in nazionale, la prima cosa che dicevano qual era? Giorginho e Verratti non possono giocare insieme. Vabbè, tutte robe di cazzate dei giornali. Allora dicono uno dei due. Cioè sì. Bernardini 40 anni fa dice... Regista, chi ha la palla? Sono tutti quanti. Disse, stiamo andando verso una direzione con tutti i registi. Sì. Allora Mancini fa giocare Giorginho Verratti. Giorginho è quello da dove ha sempre costruito le formazioni. Rio Ferdinand in Inghilterra, quando è arrivato al Chelsea, Giorginho portato da Sarri. Sarri che ha fatto terzo dietro a City e Liverpool, al primo anno, l'unico anno, e ha vinto l'Europa League con Giorginho lì. Rio Ferdinand ha detto una cosa che io non riuscirei a dire nemmeno se mi tengono i coglioni così e mi stringono e mi dicono dilla. Io dico non la dico perché la mediocrità la dici te. Ha detto Giorginho è inutile. Ma io inutile non lo direi. Inutile. Se a me mi stringono i coglioni e mi dicono urla Giorginho inutile, io non lo direi. Capito? Nemmeno di un giocatore di Serie D che gioca in Serie A. No, allora Giorginho. Queste sono robe. Cioè, capito Cammello? Allora Giorginho, Verratti. Inutile Giorginho. Inutile. Capito? Perché lui non ha visto il Napoli in questi anni? Non ha visto come giocava? È questo che dico. Ma poi lì in faccia, Sarri, in faccia a lui, gli ha vinto l'Europa League con Giorginho lì. Quindi poi ci mette Verratti vicino, poi ci mette Barella, ok? Poi ci mette Sensi, poi ci gioca Pellegrini, a volte parte, perché poi parliamo anche, se vuoi, anche di come gioca Mancio a livello tattico, strategico. Ci gioca Pellegrini e guarda cosa ti dico, perché poi ci può essere anche Cristante, se vuoi un po' più di fisicità. Però guarda cosa ti dico, i più giovani, quelli che sono dietro, sono bravi come titolari, perché io ti dico Tonali, Castrovilli e Locatelli. Aspetta, e ci mettiamo Zaniolo che può fare anche la mezzala. Tu pensa che centrocampo. Però cosa vuol dire non possono giocare insieme? La tecnica non può andare insieme? Ma quando mai? Sai perché possono giocare insieme? Perché sono tutti bravi. Quei nomi che hai detto sono tutti bravi. Certo. Ma sì, ma queste sono sempre le solite cazzate che si dicono. Ma è una roba ridicola Però è giusto secondo me affrontarli sti discorsi. No, sono d'accordo. Purtroppo cioè, è giusto condividerli, è giusto. Vengono dette delle assurdità che io, per esempio, quando me le dici mi viene la pelle d'oca, sudo già da. Ma io lo so come la pensi te. Sudo. Io lo so come. Io lo so come. Giorginho inutile. Dilli, ma io questi treni del Napoli non li hai visti? Cioè, non ne vede lui? Cos'è? È quello lì. Io mi ricordo che questa cosa qua l'ho detto in finale di Europa League. C'è stata la finale di Europa League. Abbiamo fatto lo studio noi del giovedì. E io ho detto, quindi qualcheduno dovrebbe fare delle scuse. Perché? Perché io non parlo dell'opinione. Se tu non lo vedi, perché dici, io se gioca Verratti in mezzo, preferisco, che ti posso dire, Cristante, che mi dà un po' più di fisicità, e Barella, che mi dà inserimenti. Ma inutile, lo capisci che non si può usare? Non è un'opinione, no, è scorretto, è una mediocrità, è una superficialità. E allora meriterebbe le scuse pubbliche. Questa è la verità. Questo ha fatto Mancio, però. Quello che cos'è? Mancio... Fa male quando lo dice un giocatore. Cazzo, ma perché bisogna arrivarci. Quello con ti un fa male. Non se lo dice un altro. Se lo dice un altro, io dico, beh, non l'aveva giocato, poi ve la sua idea. Ma da un giocatore mi fa più male, capito? Sono d'accordo. Inutile, non lo diremmo mai. Ascolta, io quando devo, e te l'ho detto già, molte volte tu devi fare delle analisi.
e devi essere critico, perché sennò non sei giusto. E io non vivo per piacere a colui che faccio un'osservazione, perché non è l'intento. Io vivo per essere corretto nei confronti della gente che o paga l'abbonamento o va allo stadio e vuole delle risposte. Sì. Noi, come hai detto prima, no? Noi siamo per la gente. Allora io, se devo fare delle osservazioni, ci arrivo col ragionamento, giuste o sbagliate che siano, perché io non ho la verità, ma vado nel confronto. Perché è accaduto questo? Secondo te come mai? Però là ho visto che avete sviluppato poco sulla sinistra. Io le guardo e in base a quello mi metto insieme a te a relazionare per la gente, non per piacere a te. Ma però non puoi neanche andare a mancarvi rispetto così. Cioè non ha senso, più che altro non è analisi, dal mio punto di vista. Sono d'accordo. E quindi così, Mancini, quando viene a Firenze, Cammello, quando viene a Firenze, alla prima esperienza di allenatore, ci sono io come giocatore. Allora tutti lo sanno cosa ho detto io, tutti quanti. Io dopo tre allenamenti, tu pensa che lui aveva fatto vice alla Lazio di Eriksson, allenatore giocatore. Poi era andato un mese che voleva fare un'esperienza all'Leinster, se ti ricordi. Poi lo chiama la Fiorentina, quindi smette all'istante e viene senza patentino da noi. Noi abbiamo vinto la Coppa Italia nel 2001, è stato l'ultimo trofeo della Fiorentina, c'eravamo io e Mancio che abbiamo vinto. Io dopo tre allenamenti, vedere un fenomeno così, perché Mancini è un fenomeno, cioè Mancini era un genio in campo, che ti allena con conoscenze così profonde, metodo e polso della situazione, però allo stesso tempo anche capacità gestionale, perché c'era Rui Costa, cioè c'erano quei giocatori lì. Io dico, ferma un attimo, ma questo dove ha studiato a fare allenatore? Dicevo, perché questo ha smesso ieri ed è qua in campo a farci il lavoro sulla difesa. Io ho detto, qua stiamo parlando di un genio anche in panchina, te lo dico. Cioè, oggi, a proposito calcio e panchina, oggi voglio dire, sarebbe stato il compleanno di Jan Cruyff. Cruyff è stato l'uomo che ha fatto la rivoluzione due volte, coi piedi e con la testa, a proposito di allenatore e giocatore. Chiaramente Cruyff è mancato qualche anno fa, ma Cruyff non è che deve festeggiare il compleanno, dobbiamo ricordarlo oggi, perché Cruyff nasce ogni giorno. Cruyff, che è l'uomo che ha portato il calcio nella modernità, nasce ogni giorno. E io ti dico che Mancini, ho detto, è uno diverso, è uno che ha delle letture, delle conoscenze, un approccio al mestiere, Cammello, diverso. E tu lo conosci come me, sappiamo. Non lo so. Per questo lui la rottura la dà, perché lui non sta a ascoltare, lui ti dice Zaniolo. Ma l'Italia adesso c'ha un modo di costruire e di giocare in maniera armonica, i quattro che diventano tre, si alza l'esterno sinistro, la punta esterna viene in mezzo al campo e di qua ci può essere Chiesa tutta fascia, no? Con i centrocampisti a ruotare, a palleggiare. L'Italia fa calcio. Sì, sì. Può vincere l'Europeo, non vince, ma fa calcio. Se la gioca... Bravissimo, fa la calcio. La gioca la pari con tutti. E io gli ho detto a Roby, che tu te la giocherai con tutti, per l'Italia non ha ancora avuto partite anche nel suo percorso forte, no? Doveva fare amichevoli in Inghilterra adesso, no? Germania. Però Daniele, giocare in campionato internazionale, lo sai che è difficilissimo quando mai ti giochi per il tuo paese, quindi giocare con la nazionale è dura, vincere le partite in casa e fuori, è durissima. Assolutamente. E vincere 10, 11, 12, 13, quello che è. Te vero che ha fatto il record. Vuol dire, certo, che sei forte, se no non le vinci, Daniele, ne vinci 4, ne pareggi 2, ne vinci 2. 100%, ma ci siamo stati, non l'abbiamo visto. Certo. Non ne vinci in nazionale 14 di filo, 13, quello che è, se non sei forte. Anche se con le squadre mediocre, che io nelle squadre mediocre, io in nazionale non ho mai trovato io squadre mediocre. Sì, forse non grandi, non grande nazioni, ma ragazzi, ma i giocatori vanno tutti a 2000, lo sai come nazionale. No, ma noi poi quando vai cominci ad andare all'est a girare, cazzo, vanno a un ritmo, poi in campo internazionale vanno a un ritmo diverso. Ti spaccano in due. Bravo. Bravissimo. Quindi, quando io ho detto questa cosa qua, lui lo sa, perché tu adesso hai bisogno di testare, ma anche per il piacere di confrontarti veramente con i grandi, no? Lui ha perso male una volta nel suo percorso in Portogallo. Portogallo è un'altra squadra importante. Allora gli dico, occhio, che tu lotterai per vincere, ma l'Italia, se becca l'Olanda attuale, l'Italia può anche andare fuori i quarti, ma non si può dire che è fallimento, perché sennò siamo sempre lì, come fai a costruire? Bisogna appoggiare, sostenere, se il progetto è giusto, non guardate quarti sì, semifinale no, perché allora anche gli ultimi europei non siamo andati in semifinale, eppure di Conte siamo rimasti soddisfatti, noi abbiamo perso i rigori con la Germania, però avevamo eliminato la Spagna, perdiamo i rigori con la Germania, non andiamo nemmeno nei prime quattro, allora
cominciamo a sostenere, se no rimaniamo sempre che quando andiamo fuori all'estero ce la danno nei denti e non capiamo il perché. Sono e d'accordo. Inventiamo scuse finte. D'accordo, cambia. Senti, come siamo messi? Che percentuale abbiamo di batteria? Oh, io vado a dormire che la batteria, okay, mia, allora, la batteria del telefono va bene, la mia non va bene. Allora, oggi festeggia 80 anni Al Pacino. Chi? Al Pacino. Il talento in più per la Bobo TV è un menino da vila, ossia il bambino della Villa Belmiro, parliamo della casa del Santos, visto che abbiamo parlato sempre di Maradona e Messi. Dove c'era Pelé, dove è nato Pelé. E Neymar. Parliamo invece del 2002, che si chiama Caio Jorge, vinto il Mondiale Under 17 con Ian Couto, Gabriel Veron, Peglo, tutti grandi giocatori. Seguite questi giocatori e grazie a tutti per il seguito e viva la libertà, visto che oggi è il 25 aprile. Ciao amico mio. A domani. Vediamo domani. Ciao. Va bene ragazzi, io sono cotto, stecchito, brasato. Siamo ancora a mezzanotte, 28.700 persone. Io vi ringrazio di questo following. Ci sentiamo domani probabilmente. Ok? Buonanotte a tutti.